del membro maschile, del membro sessuale maschile. Allora, rapporto tra una ragazza e un ragazzo. Lui con la cravatta, loro stanno parlando, e lui si aggiusta la cravatta. Lei lo guarda e gliela ritocca. È fatta. È fatta. Capito come funziona? Ecco, funziona in questo modo. Tanto per dire. Perché qualcuno se lo ricorda, eh? Lo sbadiglio, lo sapete cos'è lo sbadiglio? Lo sbadiglio, che è un segno molto interessante del ricalco, che vi dico fra un attimo cos'è, lo sbadiglio è un atto mancato. Voi siete a una conferenza, magari siete qui, e a un certo punto sbadigliate. Se non ci sono cause particolari come l'appetito, la fame, insomma, eccetera, eccetera, sbadigliate. Vuol dire che se poteste, invece di sbadigliare, ruggireste. Cioè vi ha talmente rotto le palle quello che state chiedendo, che voi lo vorreste mangiare. Hanno scoperto tantissimi anni fa adesso questa cosa, proprio all'Università di Torino, facendo una ricerca sullo sbadiglio dei leoni, che è il ruggito dei leoni, che mentre il leone ruggiva, oppure sbadigliava, c'era una particolare molecola che veniva messa in circolazione, una specie di endorfina, non mi ricordo assolutamente qual era, che c'aveva un piccolo metile, un CH3 di differenza, un carbonio con 3 idrogeni, ed era la stessa molecola che veniva secreta quando il leone ruggiva, un atto di aggressione, oppure quando sbadigliava. E si è potuto così dire che lo sbadiglio in realtà nell'evoluzione è diventato un atto represso che era nato dal ruggito. Oggi non posso mica ruggire al professore durante la lezione, e allora gli sbadiglio nel muso. Ecco, questo è anche perché c'è una parte chimica. Come fa? Tenete presente questo. Il corpo è legato al lobo destro o al lobo sinistro. Tutto ciò che vi accade sulla parte sinistra è legato al lobo destro e viceversa. Quindi, quando io mi gratto da qualche parte perché mi pizzica, guardate se mi pizzica da destra o da sinistra, perché ci sono alcune sostanze che si chiamano catecolamine che vengono secrete quando ci sono particolari situazioni, particolari atteggiamenti, e che fanno, sono vasicostrittori, rimpiccioliscono la larghezza, la grandezza delle vene. Ti viene un piccolissimo infarto del tessuto che ti fa pizzicare, allora ti gratti. Ma se ti gratti a destra è un conto, ma se ti gratti a sinistra è un altro conto. Ora sapete cosa vuol dire. Se mi gratta di qua vuol dire che c'è qualcosa che è legato al lobo dall'altra parte, in questo caso al lobo destro. Quindi a quello che è la parte femminile di me, a quello che è la irrazionalità, a quella che è la libertà, a quella che è l'anarchia. Analogamente, se mi gratto di qua, il gesto, ora vediamo cosa vuol dire, dipenderà dal lobo sinistro, cioè dal raziocinio, dalla lettura della realtà che mi circonda, dal 2 più 2 che fa 4, dalla parte maschile di me. Cosa vuol dire grattarsi il collo? È una situazione di disagio. Tutte le volte che qualcuno ti dice una cosa, te cominci a fare così, vuol dire che c'è qualcosa che ti dà fastidio. Una variante di questo è quando ci sono i colletti stretti, che ti cominci a fare che caldo che fa, e ti allarghi come se non volessi essere dentro. Ecco, questo è voler essere in disagio, la situazione che ti circonda non ti piace. Allora guarda, che cos'è che ti ha dato disagio? Qualche discorso che può aver colpito il lobo destro o il lobo sinistro? Lo vedi, te ne rendi conto immediatamente. Siete in grado ora di farlo, tornando a casa, di capire che cosa voglio dire tutta questa cosa. Dovete solo aguzzare un pochino il vostro aspetto osservativo. Gli occhi, ancora una volta, ti possono guardare, ma quando ti guardano, per esempio, ti possono guardare, mentre tu discuti, il soggetto alza e abbassa le sopracciglia con grande veemenza e rapidamente. Mastella. Mastella, quando parla, tutto così. Quello è un atto di aggressione.
cioè Mastella, o comunque chi per lui, sta aggredendo il cronista che gli ha fatto la domanda. Questo è l'aprire l'occhio, è come fanno gli animali, no? Nello stesso contesto te non vuoi far vedere che lo stai aggredendo, quindi li richiudi, ma lo vuoi aggredire, quindi li riapri, però lo richiudi e così via, quindi è un atto di formale aggressione. Sempre sugli occhi, se avete mai parlato con una persona che mentre ti guarda e gli spiega una cosa, chiude gli occhi, guarda in altro e le papule cominciano a vibrare. Ecco, è uno che dice, ora ti do un po' della mia scienza, coglione che te non hai capito niente. Perché? Sta guardando, chiude gli occhi come per dire, non ti considero nemmeno. Guarda in alto perché dice, ho l'accesso alla mente e alle cose belle, meravigliose che io ti so dire. E nel fare questo il muscolo oculare tende ad avere difficoltà a mantenere le palpebre chiuse, che cominciano ad andare in fibrillazione. Sono persone che si danno un sacco di aria, parole povere, capito? Che tutto quello che ti stanno dicendo è una rivelazione al povero stupido. C'è una cosa importante, la posizione delle mani. Sì, questa ve la racconto. La posizione delle mani, le mani parlano. Ve l'ho già detto prima, no? Beh, però quando le teniamo dietro, quando le teniamo dietro, vedrete che dietro le teniamo in questo modo, cioè una prende l'altra. Attenzione, perché l'altra con quale delle due prende la mano? È lo stesso discorso del così. Ma che significato ha questo? Guarda, questo è il significato di un falso servilismo. C'ho le mani dietro, e quindi sono anche costretto un pochino a abbassarle un pochino. Quasi volessi mostrare reverenza rispetto alla persona che ho davanti, in realtà sto bloccando la mia mano, che se potesse ti darebbe uno schiaffone. Cioè è una c'è un noto ufologo che si mette sempre così. Va bene? Ora non posso dire chi, perché... ci sono tre varianti, questa e ancora più su, se è possibile. Cioè, più la volontà di però le leggi della socialità non te lo permettono, di fare qualcosa contro di te, e più sei fermo, perché è la destra che prende la sinistra, oppure il contrario, è la razionalità che ti ferma, oppure è il gambo sinistro che ferma la razionalità. È difficile vederlo dietro, perché il vero non lo sa, però si può vedere. E poi c'era un'altra cosa, un'altra cosa che mi era venuta in mente, ma ora non me la ricordo più. Sono infiniti i gesti. Il classico è il gesto, questo, come si chiama? Quello del ciuffo. Sì, Sgarbi. Questo avete già visto, che abbiamo già parlato di questo, che è un simbolo fallico. Quindi lui dice, guarda un po' come sono maschile. La donna ha un altro tipo di atteggiamento che nasce dal sistema dell'accarezzamento. L'accarezzamento è mi voglio tanto bene, come mi voglio bene, mi abbraccio, mi proteggo e faccio così. I figli unici, gli scimmiottini abbandonati fanno così. Io ho passato una vita a fare così. Sono praticamente uno scimmiottino abbandonato. E la donna si accarezza. E nell'accarezzarsi si accarezza nella posizione che vuole che tu la guardi. Per esempio dietro l'orecchio, così. E scopre l'orecchio. Questo è un movimento di attrazione sessuale che fa la donna, l'uomo non lo fa, a meno che l'uomo non sia un po' effeminato. L'orecchio, questo. La donna, ci sono due significati, vedete, è molto diverso. Quando ti sei seduto, e stai a una discussione e sei così appoggiato al cuore. Se lo fa un maschio vuol dire sì, mi sto tenendo la testa, ho già capito tutto quello che vuoi dire, anche se non lo dici lo so già, non ti preoccupare. La donna invece tende a mostrare l'ascella, che è una parte tecnicamente che non si mette in mostra. Se la mette in mostra vuole che tu la guardi, ecco. Quindi ha un significato completamente diverso del maschile e del femminile. Ci hanno fatto degli studi sopra queste cose che non avete. Le università sono sbizzarrite a trovare la motivazione della gestualità. Al di là di tutto, capite che c'è un solo criterio, il criterio degli spazi, che è un criterio archetipico che abbiamo tutti noi dentro la nostra testa. Vado a
lezione e scrivo una formula matematica, una formula chimica. Prendo l'acido nitrico più NaOH, freccia H2O più NaCl, cloro di sodio. E nel farlo ho cominciato di qui e sono andato di qua. Ma perché? Perché qui c'è il passato. Prima c'era l'acido cloridrico più NaOH, dopo, nel futuro, ci sarà l'acqua e il cloro di sodio. Quindi è giusto che io abbia cominciato a scrivere di qua e abbia finito di là. Questo è il motivo, si discuteva prima del perché gli arabi scrivono in modo contrario, no? Gli arabi scrivono in modo contrario perché, cioè da destra verso sinistra, perché loro sono un popolo conservatore, quindi hanno bisogno di tornare allo splendore del loro passato. Quindi, dalla situazione attuale, vogliono tornare indietro nel tempo. Il giapponese perché scrive dall'alto verso in basso? Perché i giapponesi non si toccano, mi fa schifo toccarsi, sono tutti cerebrali i giapponesi e quindi hanno bisogno di recuperare quella parte dei sensi e che devono riconquistare partendo dall'alto e andando verso in basso. Piccoli trucchetti, ma finiamola qui. Potrebbe esserci un mondo solamente sul movimento del corpo. Notate quando camminate come consumate le scarpe. Le scarpe come le consumate? In modo centrale oppure una parte è più consumata dell'altra? La parte esterna o la parte interna? Del piede destro o del piede sinistro? Questo mi fa capire che quando voi camminate, camminate asimmetrici. Per esempio ci sono le persone che si mettono con i piedi così, in questo modo, aperto. Questo vuol dire che non sono quelli che si mettono invece così, con le ginocchia un po' chiuse e con le parti interne chiuse. Questo ha un significato preciso, apertura verso l'esterno, cioè però sei una persona un po' troppo facile, ti posso abbindolare come voglio, oppure chiusura, non entro dentro di te perché te non lo fai fare. Molte donne mettono le ginocchia così, in certi giorni del loro ciclo, chiudono e per le punte sono chiuse. Fateci caso. È una caratteristica femminile questa, i maschi ce l'hanno molto meno, ovviamente, una banalità. Ma veniamo qua, cambiamo argomento. Perché dobbiamo cambiare argomento? Perché questo? Perché io voglio parlare con te. Se voglio parlare con te, te mi devi capire. Io devo capire subito te che tipo di linguaggio usi. Se no, non ci capiamo. Ti voglio vendere un'enciclopedia? Ahimè, devo capire immediatamente chi sei, se no non te la vendo. Il problema non è vendere l'enciclopedia, il problema è mettermi in prosa una persona, e la devi ricalcare. Cioè, cavolo, devi parlare come lui. Lui deve sentire in te un rapporto, una persona, una cosa. Devi sapere allora che le persone si dividono in tre categorie fondamentali. Visivo, auditivo, cinestesico. VAC, V-A-K. Chi è il visivo? Il visivo è quello che come primo canale di entrata nel discorso ha l'immagine, guarda la televisione, i film, ma è visivo, si ricorda quella pagina di quel libro dove c'era quella figura colorata di blu. L'auditivo invece è quello che ha come carattere principale di entrata, input dei dati esterni, l'audio, il suono, sarà un musicista, il suono delle parole, il suono del materiale che struscia quando si muove qualcosa. Non ricorda, ha difficoltà a ricordare le immagini. Il cinestesico è quello che invece si ricorda, come canale di entrata, le sensazioni. Sensazioni di caldo, di freddo, di ruvido, di olfatto. Come si dice quando te ce l'hai in gola? Questo è il ricalco, vedi, quando faccio così, te ti viene quasi quasi come quando lui ti sbadiglia nel muso, che gli risbadigli dietro, va bene? Ecco, questi sono i tre sistemi che sono stati scoperti lavorando soprattutto sulle ipnosi di Erickson. Bendler e Grinder, quei signori di prima, hanno messo davanti ai loro occhi tutti i filmati delle principali ipnosi che Erickson faceva ai suoi pazienti. Erickson è la persona che ha strutturato l'ipnosi da un punto di vista molto più scientifico di quello che aveva fatto in Italia Granone e altre persone. Cosa si nota dai filmati?
che a certi tipi di sollecitazioni gli esseri umani davanti al buon Erickson muovevano gli occhi sempre in certe direzioni. E in particolare le persone visive tendono, quando ricordano una cosa, a mettere gli occhi in alto, V, e a porgere gli occhi nella realtà, quando ricordano un'immagine reale, in alto a sinistra. Se sono mancini è il contrario, come al solito. Invece, se si immaginano una cosa che non hanno mai visto, è l'immaginazione, boom, gli occhi vanno in alto, e sono visivi, a destra. L'auditivo, quando si immagina, si ricorda la quinta sinfonia di Beethoven che ha sentito l'altra sera, mette gli occhi al centro, a sinistra. Se invece si immagina una musica che sta creando lui, a destra. E così il cinestesico. Il cinestesico K, che è questo signore qui, quando sente dentro di sé la sensazione del velluto, mette gli occhi in basso, a destra. Mentre se si parla dentro di sé, lo sapevo che mi succedeva questo, mette gli occhi da quest'altra parte. Il sistema si chiama VHK, GOT. GOT vuol dire gusto, olfatto e tatto. Sono le tre parti, i componenti fondamentali del gruppo K. Quindi VHK, va bene così. Allora, perché? Innanzitutto c'è questo movimento oculare. Questo vuol dire che voi quando guardate una persona e parlate, gli leggete nel pensiero se guardate il movimento dei bulbi oculari, eh? Dovete diventare grandi, perché i bulbi oculari si muovono molto rapidamente. No, ci provate e vi riesce. Perché queste sono le posizioni? Posizioni spaziali, benissimo. Cosa dice la PNL? La PNL dice, guardate, l'occhio si muove in questa posizione perché i muscoli vanno a mettere l'occhio in quella posizione in quanto si attiva una zona del cervello che contiene quel tipo di informazione. Quindi in alto ci saranno i muscoli, sono collegati al cervello e il cervello attiva la parte visiva di sé, in basso la parte cinestesica e viceversa. Sinistra, destra. In realtà non è così, in realtà il problema è un problema archetipico, è che l'occhio va di là tutte le volte che siamo nella realtà, nel realmente vissuto, cioè nel passato, che è veramente accaduto, me lo ricordo quel suono di quel trombone, me lo ricordo quella figura di quella fotografia. E vanno di qua, nel futuro, perché nel futuro ancora quell'immagine non c'è, forse non ci sarà mai, quindi me la devo creare. Vedete che anche in questo caso gli occhi seguono lo stesso tipo di problematica. Attenzione! Quando siete davanti a un signore che muove gli occhi mentre voi parlate, avrete delle difficoltà a interpretare questa cosa, perché siete speculari davanti a lui. Quando lui muove gli occhi in alto di qua, in realtà è come se voi muoveste gli occhi in alto di qua, quindi tendete a fare confusione, perché inconsciamente non vi torna, perché la sua destra è la vostra sinistra. Dovete farci caso e prendere un po' di abitudine in questo aspetto della questione. A cosa serve questo? Ah, semplice. Prendi lo studente, lo porti davanti alla lavagna, siamo agli esami, gli parli del benzene, lui prende il gesso, guarda in alto e sposta gli occhi, o a destra o a sinistra, siamo visivo. Se gli sposta la parte sbagliata è rovinato, perché vuol dire che non ha letto gli appunti e si sta immaginando una risposta che non conosce, che non sa. Invece lo guardi, sposta gli occhi nella parte destra di qua, vuol dire che si sta ricordando la pagina degli appunti dove c'è quella cosa. Sta attinendo a quella cosa lì, attinge a quella cosa lì. Quindi l'esame dura un secondo. Il resto, gli altri 40 minuti, servono a convincere lo studente che vale il voto che tu gli darai. Ah, a parte questo, a cosa serve? A cosa serve? A cosa serve il VHK? Vabbè, a guardare i dibattiti politici in televisione, quando ti fanno quei bei primi piani e scopri che quello che sta dicendo è una cosa che sta mentendo, perché sta guardando in una zona, abbiamo risolto in tutti i nostri problemi, guarda di qua, ma dove? Capito? Te sta fregando. Ma in realtà a me cosa serviva? Ah, una cosa molto più banale, mi serviva
per capire se le persone che avevo davanti e che interrogavo nell'ambito di quelle che erano le nostre ricerche sugli alieni mi raccontavano la verità o no. Ho sognato questa notte che gli alieni sono entrati in camera. Questo era il problema. Ah, sì? Raccontami un po' questo sogno. E mentre mi racconta il sogno guardo dalla parte della realtà. E vuol dire che lui non se ne è reso conto, ma non si tratta di un sogno, si tratta di un realmente visto. E quello era fondamentale, perché lui non se ne accorgeva mentre me lo raccontava. Oppure poteva succedere anche il contrario, e quindi capivi subito che la persona in realtà credeva di aver visto una cosa, ma non l'aveva vista. È fondamentale, è importante. Lo devi sapere, se no non ci sorti di lì. Allora, i tre tipi, in realtà i diversi tipi sono, sono sei, sono diverse possibilità di avere come canale di accesso principale il visivo, l'auditivo e il cinestesico, il visivo, il cinestesico, l'auditivo e così via, l'auditivo, il visivo e il cinestesico. Dipende come sono messe queste cose. Grosso modo hai tre possibilità. Il primo canale lo vedi subito, per esempio, dal movimento dei nervi oculari. Solleciti il soggetto, se sei un visivo, gli dici: senti, per favore mi guardi mentre stai immaginando un elefante rosa a pallini blu. L'elefante rosa a pallini blu non esiste, quindi lui deve mettere gli occhi in alto e deve guardare di qua, per voi, di qua. Se guarda dall'altra parte avete capito che è mancino, subito. E avete fatto una calibrazione, avete capito che è un visivo mancino, ci vuole 4 secondi. Ma questi tipi, ora vediamo come si fanno a riconoscere poi se te sei un visivo, un auditivo o un cinestesico. Ci sono molti modi per riconoscerli, ma prima vi voglio dire questo: chi sono questi aspetti? Ve l'ho scritto in questo modo qui. Non c'è tanta varietà negli esseri umani. Vedete, in fondo sono tre: l'iperattivo, il professionista, l'emozionale, il propiziatore, l'osservatore e il capo, che conosco molto bene. Allora, l'iperattivo è un visivo, è un cinestesico auditivo. Visivo, i visivi sono io sono visivo, mi muovo, parlo velocemente, ad alta voce e gesticolo le mani in questa posizione. Il componente l'auditivo parla più piano, gesticola in questa posizione, più basso, e il tono della voce è più profondo. Il cinestesico parla pianissimo, non gesticola affatto e sta fermo. Beh, un pittore sicuramente ha, un fotografo sicuramente ha una capacità visiva molto più espansa. Un suonatore di uno strumento è solitamente un auditivo. Un cinestesico è uno sportivo. Ah, il cinestesico è quello moscio. L'avete mai visto il portiere dell'ex portiere dell'Inter quando parla? Oppure quell'altro giocatore sposato con la velina? Quando parla sembra che dorme. Svegliate, ti date un sacco di soldi. No? Dorme. Lo intervistano in televisione, lui prima di una cosa ci mette mezz'ora. Poi invece in campo scatta. No? Perché? Perché il cinestesico è uno che ha come fonte importante di interesse verso il mondo che lo circonda il corpo. È cinestesico. Lo devi strusciare, lo devi toccare, deve cadere per terra, deve fare le cose con il corpo. È cinestesico. Quindi gli sportivi sono tutti cinestesici. Guardateli quando si concentrano per il salto e fanno un po' il treno autogeno, così. Però sono lenti e movimenti. Poi ci sarà lo scatto, ma nella parte della loro realtà, della vita quotidiana, sono lenti, sono fermi. Questi tre li riconosci al telefono, per esempio, perché al telefono sono lì, che hanno il bicchiere in mano, rispondono al telefono. A seconda che siano mancini o destri, la cornetta la terranno qui o qua, ma questo è un altro discorso, non voglio entrare nel problema mancino o destro, perché... Però se qualcuno vuole andarsi a vedere come si fa a stabilire se uno è veramente mancino o
veramente destro, c'è un articolo che ho scritto che si chiama Simulazioni mentali, che è una palla lunga 50 pagine, però c'è tutta una serie di figurine che vi fa capire come aprite una scatoletta di latina di Coca-Cola, come la cogliete 100 dita per terra, come guardate in fondo, poi così, come sentite, così o così, eccetera. C'è tutta una serie di posture che vi fanno capire se siete mancini puri, destri puri, oppure, perché potreste essere destri di mano e sinistri di piede. Come te ti giri, te ti poni sul muro, con le braccia così, e poi se uno ti chiama, tu ti giri. Così o così, dipende se sei mancino o destro di spalla. Perché è importante sapere se sei mancino? È importante perché in ipnosi chiaramente vuol dire che te stai lavorando sul lato destro e sul lato sinistro. Quindi quando te metti in ipnosi una persona e sai che l'ipnosi è legata al lato destro, non al lato sinistro, che è quello che deve rimanere vivo, mentre il lato sinistro deve dormire, te ti devi mettere dietro il soggetto e devi parlare nell'orecchio sinistro, perché l'orecchio sinistro manda l'80% dei dati al lato destro. E funziona meglio che non mettersi dall'altra parte e parlare al lobo sinistro parlando attraverso l'orecchio destro. È diverso. Ecco, capito? Questo è importante. Voi vi ponete di fronte a una persona, lo dovete mettere in uno stato di ipnosi, questa cosa la dovete sapere. Se no, vi crea un sacco di problematiche. Ok? Ecco. Allora, quando si fa il telefono, ammettiamo che sì, voi tenete il telefono così e parlate con la persona e ci avete questo bicchiere in mano. Il cinestesico fa così, cioè sente il caldo del materiale e lo struscia. Perché lo struscia? Invece l'auditivo fa così, perché deve sentire un rumore. Il visivo, oltre che guardare il bicchiere, è quello che di solito con la penna scarabocchia su un foglio. Scarabocchia perché deve vedere qualcosa, è costretto in quell'istante a utilizzare solo l'apparato auditivo, perché se è al telefono, a meno che tu non abbia un telefono, e quindi gli manca forte la sua componente visiva. Quindi deve vedere qualcosa, sfoglia un giornale, fa un disegnetto con la penna, ma qualcosa deve vedere, se no non è contento. Ecco. Questi tre... tre tipologie hanno un valore diverso. Per esempio, te puoi essere visivo 10, cinestesico 3, auditivo 4, oppure visivo 8, cinestesico 6, auditivo, cioè bisogna vedere. C'è anche il segno della bestia 666, cioè visivo, auditivo e cinestesico tutto insieme. Io ho conosciuto personaggi del genere che sono i più difficili, poi tra parentesi, a mettersi in ipnosi, perché quando, e ne parleremo dopo, te cerchi di mettere in ipnosi una persona, devi lateralizzare il cervello, devi staccare il lobo destro e il lobo sinistro, ognuno da una parte. Allora sì che funziona. Però devi essere... non puoi fare in modo che il tuo lobo destro e il lobo sinistro facciano le stesse cose. Se no siamo rovinati. Te c'hai due lobi sinistri allora, e in ipnosi ti ci vai con grandi difficoltà. Se no usi dei trucchi. Guardate, l'iperattivo quindi è il visivo che, chissà quanti ne conoscete, hanno come canale secondario il cinestesico e l'auditivo, cioè loro della musica non mi frega niente, come terzo canale. Il perfezionista, il perfezionista è un visivo, auditivo, cinestesico. Prima guardano le cose, poi sentono le cose, poi per ultimo il corpo, le sensazioni, chi se ne frega. Intanto ho organizzato il congresso. L'emozionale vuol dire cinestesico, è quello che sente le sensazioni, capite che è emozionale. E per sentire le sensazioni non ha bisogno di viverle vedendole, al massimo ascoltandole. Quindi te chiudi gli occhi, sei davanti alla nona sinfonia di Beethoven e ti viene l'emozione, la pelle d'oca. Ecco, quello. Il propiziatore è un po' quello che vuole accentrare il potere un po' su di sé. Quindi il cinestesico è sempre una persona che ha, a seconda di come è calcolata il grado di cinestesia, parla poco,
poco, quindi c'è un po' si nasconde dentro di sé, perché poi in realtà dentro di sé sta elaborando a volte delle strategie per fregarti. Questo è auditivo, cioè fisico, visivo, auditivo ti ascolta e nel frattempo pensa, questo gli faccio fare ciò che voglio. Il visivo è quasi inesistente, non esiste. Il capo è sempre di questo tipo, è legato a, quindi, a una funzione di controllo. E poi c'è l'osservatore, che essendo un osservatore, in realtà è uno che è legato al sapere e il sapere gli dà sicurezza, cioè non vuole rimanere indietro. Potrebbe essere anche un po' pettegoletto, però deve sapere tutto quello che succede. È un auditivo fisico cinestesico. Quando voi conoscete una persona, pensate se è un osservatore, se è un controllore, se è un accentratore, eccetera, eccetera, e controllate e scoprirete che questi sono i suoi canali. Sono sei, ve li potete anche imparare perché non ce n'è di più, quindi è abbastanza facile questa cosa qui. Come riconoscere ancora un auditivo da un visivo da un cinestesico? Da come parla? Da come parla? E non parliamo tutti uguali, no? Allora, quando voi parlate, nel parlare usate dei fonemi per descrivere la mappa del territorio che avete dentro di voi. È come se vi chiedessi di descrivere un quadro, no? O di descrivere una situazione, o di descrivere un suono, o di descrivere quello che vi pare. Allora voi vi mettete lì, nella vostra testa vi immaginate la cosa che dovete dire, trasportare le informazioni all'altro e cominciate a parlare. E mentre parlate utilizzate delle parole. Il visivo utilizza parole molto particolari. Vedere, visualizzare, prospettiva, guardare, il disegno, osservare, focalizzare. Queste sono le cose che dice il visivo nel discorso, anche nello scritto. L'uditivo, udire, ascoltare, rumoroso, parlare, armonia, urlare. Vedete, il cinestesico, caldo, morbido, ruvido, liscio, usa questi tipi di modi di parlare. Nasce così, guardate, facciamo un esempio. L'esempio è il significato che io voglio dare, raccontare. Qui come lo dice un cinestesico, come lo dice un visivo e come lo dice un auditivo. Sono cose differenti. Per esempio, il modo di dire, vi capisco, capisco quello che dici. Il cinestesico ti dice, ho la sensazione di capire quello che mi state dicendo, ho la sensazione. Il visivo, vedo che mi stai spiegando bene le cose, e l'auditivo, vi sento chiaramente. Oppure, voglio comunicare qualcosa. Il cinestesico dirà, voglio che prendiate contatto con questa cosa. Il visivo, voglio farvi vedere questa cosa. E l'auditivo, voglio che ascoltiate con attenzione quello che ho da dirvi. E così Bendler e Grinder, che uno è un matematico, ve lo ricordo, l'altro era un linguista, capirono che dietro questa cosa c'era un algoritmo che legava la capacità di spiegare certe cose. E nasce in questo istante una cosa che si chiama grammatica trasformazionale, che è un modello potentissimo in PNL, perché il PNLista parla con te e ti guarisce parlando, col sistema della grammatica trasformazionale. Come funziona? La grammatica trasformazionale funziona in questo modo. Il soggetto X ha un problema psicologico da risolvere e viene da te fai il PNLista e tu cerchi di farlo parlare. Te sai una cosa, che lui userà una serie di linguaggi e di modi di dire che sono legati alla sua capacità di essere visivo, auditivo, cinestesico. Bene, e sai anche un'altra cosa, che mentre lui parla sta descrivendo ai tuoi occhi, alle tue orecchie, di chi aiuta i tuoi occhi perché sono visivo, alle tue orecchie o al tuo sentire interno, la mappa del territorio che ha davanti a sé.
Quindi, con opportune modifiche del linguaggio, se il soggetto non ha una buona visione del territorio, te lo fa capire perché si esprime male. Allora, te cosa fai? Lo metti in condizione di dire la stessa cosa che ha detto in modo corretto. Così, mano a mano che cambia il modo di dire questa cosa, diventa in grado di descrivere esattamente la mappa del territorio che ha nella testa. E quindi guarisce perché è in grado di descrivere bene la realtà che lo circonda, cosa che prima, quando non era guarito, non era capace di fare. Poi facciamo qualche esempio, così vi do questa indicazione. Questi sono, ve lo dicevo, i movimenti del corpo, sono quelli che danno in qualche modo l'idea di come uno è visivo, auditivo o cinestesico, come per esempio, vi dicevo, al telefono quello che succede, nel modo di parlare, lo abbiamo visto. Ecco, voi dovete tenere presente una cosa fondamentale. Sì, mi sembra che sia Diels, ma non ci giurerei, che è un altro programmatore linguista, che ha fatto una statistica sulle cose che diciamo quando parliamo. E esistono dei raggruppamenti di cose, di argomenti, che vengono più o meno citati durante il corso di una giornata. Allora, alcuni vengono citati poco, altri se ne parla parecchio. Mano a mano che il discorso diventa sempre più per pochi intimi, te in qualche modo hai il coraggio di parlarne solamente alle persone che ti ricalcano, cioè quelli di cui ti fidi. Da questa statistica, ecco, viene fuori a piramide questa cosa. Il discorso che fanno tutti, anche quando si incontrano estraneo, quindi non gli stai a confessare i tuoi casini, parli dell'ambiente. Bella giornata oggi, eh? Pioverà domani, se ne frega. Sì, forse pioverà, ma l'altro ieri non ha piovuto, eh sì, non ci azzeccano mai, che me frega a me. Cioè, è un discorso vuoto, dove non c'è dentro nessuna informazione, che serve semplicemente per instaurare un rapporto che poi serve a fare tutta un'altra cosa. Ah, ridammi i soldi che mi hai prestato. Buongiorno, piove oggi, è freddo. Cioè, basta subito con l'idea, dammi quello che ti chiedo. È inutile questi, ti telefono, buongiorno, come stai? Buongiorno, sei a casa? Ma che sia, se mi hai telefonato sono a casa. Sei a casa, l'ambiente. Dove sono? Chi è che parla? La voce meccanica? Un alter ego, una copia, un clone? Non ha senso, però servono per attaccare il discorso. Sono i discorsi imbecilli. Ecco, mano a mano che si, questi in fondo, mano a mano che si va in alto, c'è il problema del comportamento. Hai visto ieri tizio che ha fatto quella cosa lì? Ma tu guarda, non poteva comportarsi, ha fatto bene a dirgli così. Sono ancora, siamo nell'ambito dei pettegolezzi. La capacità, si è comportato bene lui, ha fatto questo, io sono in grado di fare quest'altro. Le credenze cominciano a diventare un problema. Te sei di destra o di sinistra? Ma te, come dice quel tale, sei credente o non credente? Ecco che cominciano le domande e i discorsi che ti possono portare dei conflitti. Quindi vengono evitati, perché te non ti devi mettere davanti all'altro se vuoi fare qualcosa, vuoi comunicare, non ti puoi mettere nelle condizioni di avere un conflitto. Quindi questi discorsi, se te vuoi instaurare un rapporto con l'altro, non li devi trattare, mentre dici che bella giornata che è oggi. I valori della vita e l'identità personale. L'identità personale è l'ultima cosa fondamentale, ma chi sono? Matteo, sai chi sono io, ma lo sai che io mi sono sentito una merda. Ecco, questa cosa qui, te lo dico, non lo dico a tutti, lo dico solo a chi può capire, che è dentro l'habitat della mia mappa riconosciuta del territorio. Fondamentalmente, tenetele presente queste cose qui, perché se volete relazionarvi con una persona per fare un certo tipo di discorso, da arrivare subito a un certo tipo di risultato senza perdere tempo, dovete sapere questa cosa qui, questa scala,
E dovete tentare, se volete parlare dell'identità a una persona che vuol parlare dell'ambiente, dovete tentare rapidamente, in qualche modo, parlando, di deviare il discorso da sopra. Non è facile, perché quello di sopra non vorrà. Fondamentalmente esistono tre tipi di persone. Le persone che parlano delle cose, le persone che parlano delle persone e le persone che parlano delle idee. Le persone che parlano delle cose sono gli stupidi, le persone che parlano delle persone sono le persone normali, le persone che parlano delle idee sono le persone intelligenti. E qui dentro, questo è un filosofo che diceva questo, il filosofo però non conosceva la PNL, eccola qua, le idee sono in fondo, sono in alto, capito? Ecco, parlare delle cose, mi piacerebbe quel vestito o quel paio di scarpe perché sono la moda. Giuseppe è stato promosso mentre Francesco no. L'idea della presenza di anima può essere una cosa interessante. Capite perfettamente che i tre discorsi hanno una levatura completamente differente. Ecco, voi a chi appartenete? A quale tendenza appartenete? Si può dire anche qui, tornando indietro, chi siete di questi? Siete un iperattivo, un perfezionista, un emozionale, eccetera, eccetera. Pensateci, perché dentro una di queste categorie voi ci siete. Allora, possiamo parlare e mentre parliamo comunicare, ma aiutare anche l'altro a vedere la mappa del territorio in modo più giusto. Ed ecco la grammatica trasformazionale. Ora, la grammatica trasformazionale è una delle cose più difficili della PNL. Io vi do due indicazioni, così ve le potete allenare a casa, a farlo con il vostro partner. Lo sapete come si fa a sapere se il vostro partner dice una bugia? Con il movimento del corpo. Fategli questo giochino. Allora ti faccio un giochino. Sì, guarda. Te stai lì con le mani, metti le mani così, e anche voi gli prendete i polsi. Così, no? E io, e gli dici, quando ti faccio delle domande, e dopo che ti ho fatto la domanda tu mi rispondi, e io comincio a stringere le tue mani, e te devi porre resistenza. Così. Io ti chiudo le zampe, te farai resistenza perché non vuoi che io te le mosca. Ah, interessante, benissimo, succede questo. Allora, come ti chiami? Rossi Giovanni. Quanti anni hai? 37. Mi hai mai tradito? No. Funziona così. Perché? Allora, stasera ci provate, eh? Funziona così. Allora, c'è una teoria complicata che si chiama teoria del campo morfogenetico, non ve la voglio raccontare perché è una cosa lunga. Però vi do la spiegazione PNL-istica della cosa, che è la più semplice. Allora, il cervello muove, lobo destro, lobo sinistro, la mano, i muscoli, destro e sinistro. Per quanto voi siate perfetti, il muscolo X del braccio destro non è uguale al muscolo X del braccio sinistro. Uno sarà più sviluppato e l'altro no. Solo per il fatto che uno è mancino e l'altro magari è destro, solo perché siete tennisti, solo perché portate la borsa della spesa con la sinistra, non lo so, una cosa qualsiasi. Allora, quando io ti faccio una domanda, se l'inconscio non ha problemi, il lobo destro e il lobo sinistro comunque rispondono adeguatamente, nello stesso modo, non ci sono problemi. Ma nell'istante in cui ti faccio una domanda e tu stai mentendo, una micro differenziazione nella risposta muscolare della parte destra e della parte sinistra c'è. È la fine. Si chiude la macchinetta. Quelli che studiavano tanti anni fa, si studiava il famoso ponte di Weston, che era un circuito elettrico in cui la corrente elettrica doveva essere messa da una parte o dall'altra e non succedeva niente. Quando passava più un elettrone da una parte del ponte rispetto all'altra suonava l'allarme. È uguale a un ponte di Weston, per quelli che sanno un po' di elettronica. Così
il movimento del corpo vi ha identificato a questa cosa. Va bene? Fatelo, funziona. Ecco, torniamo un attimo, chiudo questa parentesi, perché intanto io apro delle parentesi. Torniamo alla programmazione neurolinguistica, alla grammatica trasformazionale. Vi dicevo la cosa più difficile che c'è, perché ci vuole molto allenamento. Tu cambi la mappa del territorio a quell'altro, facendogliela descrivere con dei vocaboli differenti. Il trucco è, guardate queste parole, cosa, quale, chi, quando, dove, perché. Non ce ne sono altre, sono quelle che contano. E quindi, what, which, who, when, where, why, sono le W, la W degli inglesi, va bene? Allora, quando voi applicate questa tecnica, le usate tutte queste, tranne il perché. Perché? Perché non va bene. Non compare nel metamodello, si chiama così, il metamodello. Le rimanenti quattro sono spesso chiamate sfide, vi dico perché. Ve lo dico subito. Perché? Questo è il metamodello linguistico. Allora, nel parlare, la persona che non è in grado a parole di descrivere bene la mappa del territorio usa dire delle cose in modo sbagliato, facendo tre tipi fondamentali di errori, che sono le cancellazioni, le generalizzazioni e le distorsioni. Vi do subito un esempio. Cancellazioni che sono di diverso tipo, vedete, sono scritte qua, ve le leggo perché magari voi le leggete male, da lì. La cancellazione è semplice. Cancellazione vuol dire che nel descrivere una cosa te non hai detto tutto. Sono debole, vuol dire nulla, sono debole. Oppure verbi non specificati, sono arrabbiato. Arrabbiato con chi? Sono arrabbiato, cancellazione, c'è qualcosa che non hai detto. Oppure cancellazione comparativa, per esempio. Questa è l'alternativa peggiore. A cosa? Vedi che ti manca un pezzo? Allora, la sfida. Sono quelle parole come, quando, dove, perché, eccetera. Perché non lo usate mai? Per esempio, sono debole. E te devi dire cosa ti rende debole. Gli restringi il campo visivo. Lui poi ti dirà un'altra cosa. Poi facciamo un esempio completo, eh? Oppure le generalizzazioni. Le generalizzazioni. Sono sempre stanco. È una generalizzazione, sono sempre stanco. La sfida è, come mai sei sempre stanco? Come? No, perché sei sempre stanco? No, perché no? Non devi dire perché. Tutto, ma perché no? Quando sei sempre stanco? Va tutto bene. Cosa accadrebbe se ti riposassi? Cosa? Va bene. Perché no? Oppure questi che si chiamano operatori modali, ma voi capite che al di là del significato linguistico delle parole è il concetto che ci interessa, eh? Non posso continuare così. Così come? Perché così lui sta descrivendo la mappa del territorio, così. Allora vuol dire che non ha capito bene questa mappa del territorio come è fatta, gliela devi far descrivere meglio. E la stringi. Gli operatori modali di necessità, dovrei studiare di più. Quando dovresti studiare di più? Banale, non perché dovresti studiare di più, no. Cosa dovresti studiare di più? Va bene, perché no. E quindi sono generalizzazioni. Le distorsioni sono il terzo punto fondamentale. Per esempio, tu mi fai star male, questa è una distorsione. Quando ti faccio star male? Oppure tu mi guardi così, tu mi odi. Questo è un classico della lettura del pensiero. Perché te leggo nel pensiero? Come fai a sapere questo? No? La lettura è praticamente un po' come la lettura della mente. Tu non mi sopporti. Quando non ti sopporto? Gli strizzi il campo. Eccetera, eccetera, eccetera. Allora facciamo un esempio. Vediamo un po' lo psicologo.
psicoterapeuta, il PNVista è quello che ti pare, e la persona davanti. Ah, allora c'ho dei problemi, sì, c'ho dei problemi perché gli uomini sono tutti uguali. Questa è una frase che qualcuno di voi aveva detto qualche volta. Le donne, gli uomini sono tutti uguali. Questa è una generalizzazione, no? Allora devi cercare di dire, uguale a cosa? Uguale a mio padre. Hai restretto il campo. Uguale a tuo padre. Come mai tuo padre è uguale agli altri uomini? Per cui mi fa uscire la sera quando io voglio andare in discoteca. Quando vuoi andare in discoteca? Una volta alla settimana. Hai identificato in questo discorso? Gli dici, allora gli uomini sono tutti uguali perché non ti vogliono mandare in discoteca? Capisci in questo istante che la mappa del territorio che avevi prima non è più uguale a questa. Tu pensavi prima che tuo padre fosse la figura del maschio e la figura del maschio fosse il maschio prevaricatore. Che cosa hai fatto? Hai parlato e semplicemente parlando hai fatto ridescrivere la mappa del territorio al soggetto con un altro tipo di verbalizzazione. Alla fine, è vero, non sono tutti uguali, cioè il mio babbo in particolare, ecco, fatto. E abbiamo trovato con questo sistema la causa del perché tu ce l'hai con gli uomini, perché il tuo cervello inconsciamente lega la figura di tutti gli uomini con la figura di tuo padre, che non c'entra niente. Ma se te lo fai così, lui non capisce, lei non capisce. Quindi cosa succede? Parli e guarisci. In una seduta, due, tre, ma quando mai si arriva la terza? E non ti hanno dato gli psicofarmaci e hai capito immediatamente qual era il problema. Era facile. Ma magari sei stato 10 anni a Prozac, capito? No, non funziona così, non funziona così. Te devi chiaramente interagire con le persone che c'hai di fronte. Lo fai, lo puoi fare tranquillamente. Ricordatevelo, quando voi seguite questa regola, arrivate in fondo, arrivate a un certo, alla fine del metamodello, in questo che si chiama così, in questo modo operazionale, e stabilisci che te ce l'hai con tutti gli uomini perché in realtà tuo padre non ti vuole mandare in discoteca. Va bene? A questo punto, qui, avete capito questo in 10 secondi, a questo punto avete due possibilità. Quella di risolvere il problema o quella di far incazzare il soggetto. Fate incazzare il soggetto se gli dite come. Hai capito? Ma allora mi stai dicendo una cosa incongruente, perché sei partita con tutti gli uomini sono uguali e perché non vogliono mandarti in discoteca? La donna che è davanti si trova di fronte alla dimostrazione che è stata messa in un contesto di contraddizione e si incazza. Te non devi dire così. Te devi partire da qui e dire no, vedi. La situazione è diversa. Allora forse la situazione è diversa, forse. Lascia all'altro l'idea di decidere se vuole accettare o no la tua idea. Non gliela imporre, forse. Allora le cose forse potrebbero essere differenti. Per esempio, sì, forse avresti confuso la parte maschile di tuo padre con la parte maschile in generale, ma probabilmente non è. Forse non è così. In generale a questo punto il soggetto ammette, sì sì, no, è così, no, ha cambiato situazione. Poi entra la parte finale del discorso, che è una parte diversa, dove tu devi riprogrammare il soggetto a fargli rivedere la mappa del territorio in un modo differente, ma in questa prima fase ti hai capito cos'è che non gli torna. Non gli torna, e quindi, poverino, non accusare tutti. E poi forse non devi accusare neanche tuo padre che non ti vuole mandare in discoteca, ma parliamone. Questo è un problema secondario, ma con questo sistema, tutto, come, quando, dove, non perché. Fate queste domande e arrivate piano piano a restringere sempre il campo e mano a mano stringete il campo, avete l'altro che vi risponde e ridipinge il
la mappa del territorio in un modo completamente diverso. Arrivati in fondo a capire il problema, non glielo ributtate nel muso, perché sennò si incazza. Perché sì, potrebbe non incazzarsi, ma dovrebbe già essere una persona particolare. Di solito te, quando dici a una persona hai sbagliato, è difficile che la persona accetti su due piedi. Ci sono le persone che accettano ho sbagliato, allora te non gli devi dire ho sbagliato. Ma lo sai che secondo me si poteva anche fare in un altro modo questa cosa. Facciamo un esempio. Quindi non il contrasto, non devi andare in contrasto. Laureanda mia di tanti anni fa, Ariete, così. Allora bisognerebbe fare questa reazione. Bisognerebbe fare questa reazione così, se viene, vi dico io, abbiamo dimostrato che il meccanismo della reazione è questo. Risposta, no, non lo faccio. Ah no? Come mai? Perché non serve a niente, tanto è inutile. Ecco, però, anche se fosse inutile, noi comunque, e la reazione non venisse, abbiamo dei dati. La reazione non è venuta e quindi possiamo dire non è venuta per questo, questo e quest'altro motivo. Tanto è inutile, non la faccio. Invece faccio quest'altra che serve sicuramente a qualcosa. Ah, bene, mi sembra una buona idea. Mi sembra una buona idea. Sai cosa faccio? Te fai la tua reazione e io monto la mia. Così le mandiamo avanti insieme e risparmiamo tempo. Gliela metto così. Va bene, allora io monto la reazione. Poi sono io che chiacchiero con un altro studente, si apre la porta, spalancata, il vento entra. Allora le reazioni le ho fatte. Ah sì? E che è successo? Tra, mi butta sulla scrivania un foglio. Dove c'è il risultato mio e il risultato suo? Io guardo. Ah, la nostra reazione è venuta. La nostra. Non la mia. E quell'altra è, quell'altra no, evidentemente non è venuta. Pazienza, beh, però abbiamo ottenuto un certo risultato. Risposta. Lo sapevo che avevi ragione te. E se ne è andato. Allora, vi immaginate se io avessi detto no, te fai quello che voglio io? Era la fine. Questo è uno dei motivi per cui non prendo più laureati, perché il fegato ormai non ci stava più. Però il metamodello linguistico funziona benissimo. Io ho applicato queste cose nei momenti più disperati in cui la gente si vuole suicidare, perché ci sono dei momenti in cui il telefono suona una volta al giorno e c'è sempre uno che si vuole suicidare. E allora ti devi far capire che sta facendo una cazzata. E ci sono delle tecniche. Te non gli devi dire delle puttanate, te gli devi dire le cose come stanno. Esempio di colloquio. Allora gli alieni vengono, mi prendono, mi hanno preso anche stanotte, basta, non ne posso più, tanto lo sapevo che non sarei mai riuscita, tutto è negativo, no? La mappa del territorio, non sarei mai riuscita a resistere e questa cosa, e allora ho deciso che ora esco, mi è preso che ora esco di qui e mi butto dalla finestra. Ah sì? Beh sì, lo potresti fare, effettivamente può essere un'idea, però ho l'impressione che non sia un'idea risolutiva. Secondo me c'è un'altra possibilità. Le dici così, se parlassi di mangiare e di bere una Coca-Cola. No, non ti devi suicidare, perché... No, parliamo. Questo già abbassa le difese, come la violenza con cui ti dice questa cosa. Come? Lui non mi risponde come mi sarei aspettato che mi avrebbe dovuto rispondere? No. Non sai, io ho l'impressione che... E poi, insomma, via, è un gesto un po'... Lo sai, è come quelli che fanno un compito in classe e poi non consegnano il compito. Noi abbiamo un compito, sostanzialmente è quello di fare delle esperienze, di capire delle cose. Cosa fai? Abbandoni il compito in classe a metà? Non hai pensato che lasci tutti quegli altri che fanno il compito a finire il compito? E poveracci, loro si finiscono il compito e te ti togli di mezzo. Mi sembra proprio un ottimo sistema. Così, se lei ha un minimo istinto di colpa, glielo riversi contro, ma al contrario. Sono un deficiente allora se mi suicido, perché gli altri poverini li lascio nella merda. Anche te devi stare nella merda con noi. Tutti
finire la merda insieme, perché è così che si fa. Ecco, così tratti il soggetto nel modo giusto, perché poi capisce, sì, è vero, è una stronzata, allora la prossima volta che vengo gli alieni faccio un culo così. Questo mi piace. Ecco, ecco, te usi la parola per cambiargli la mappa del territorio. Così, questa è una potenzialità tremenda. Solo parlando guarisci le persone. Questo ve lo devo dire che è così. Allora, e qui andiamo a un altro discorso, sempre che riguarda la PNL. Io cerco di regolarmi con i tempi perché, essendo la prima volta che faccio un discorso prolungato, non sono sicuro di poter dare il tempo giusto alle diverse cose, che non hanno tutte la stessa importanza. Vi dico questo, quando io parlo a voi cerco di fare una comunicazione, la comunicazione deve avere dei risultati, se no non comunico, va bene? Ma ci sono dei criteri. Non tutte le cose hanno la stessa importanza. Te vai a lezione, dice quello lì è noioso, mi fa più paura a lezione, e scopri che quando parla è monotono. Monotono, cioè usa un monotono, qualcuno direbbe, monotono, un colore unico. Questo ti crea un problema, che se è cinestesico, parla piano, ti levo il tuo coglione, allora, e ti addormenti. Invece, alcuni momenti devi tirare sulla voce per dire questo è importante. È come se tu lo segnassi. Alcune cose no, più veloci, meno veloci. Come si fa in ipnosi? Poi vi dico come si applica questa cosa al momento dell'ipnosi. Ho incontrato una ragazza l'altro giorno, il mese scorso, che aveva un problema. Il problema della comunicazione. Lei dice, la sua amica, ma lo sa, e ci rideva, questa qui, quando chiede le cose in giro, nessuno gli risponde. Dico, come io? Sì, per esempio, lei l'altro giorno è andata a chiedere a un signore, ce l'ho anch'io, scusi, signore, che ora è? Il signore si è girato e se n'è andato. E dice, questo, e c'è rimasta. Dice, è successo anche al supermercato, ma gli ho detto, quanto costa questo pacchetto di croccantina? Io mi guardavo e dico, ma c'è qualcosa che non funziona. E io l'ho guardata e ho capito cosa c'era che non funzionava. Pensate, questa persona andava a chiedere le cose in un modo sbagliato. Non le guardava in faccia. Esempio. Scusi, mi dice quanto costa questa cosa? E l'altro non l'ha manco cagata. Te lo devi guardare in faccia, la maggior parte della gente è visiva. Devi guardarlo in faccia, se no non lo agganci. Lui, quell'altro, non è che era maleducato, non si è minimamente accorto della richiesta di informazioni. Non c'è stato contatto. Due ragazzi, una era una addotta della Sardegna, un bravo chirurgo che lavora in Inghilterra, e un'altra era il suo fidanzato, di allora. Vengono a casa mia perché lei doveva fare un'ipnosi e lui l'ha accompagnata. Questi due ragazzi che stavano insieme da un certo tempo, non mi ricordo quanto, ultimamente litigavano tra di loro. E a un certo punto lei e lui mi dicono, io litigo con lei, io litigo con lui, c'ha ragione io, c'ha ragione, io li guardo. E mentre loro cominciano a litigare tra di loro, li guardo un secondo e dico, fermi, ho capito tutto. È chiaro che litigate. Certo, e lui fa. Io, quando gli dico le cose, lei non mi guarda in faccia. Ah, le sfida, come non mi guarda in faccia? Rifiuta la comunicazione? No. Lui era visivo, lei era cinestetica, era uditiva. Quando lui si mette così per guardarla, lei si gira per porgli l'orecchio. Quell'altro, come gatto il cane con la coda, che fa? Si gira? Allora mi piglia per il culo e si incazzava ancora di più. Ecco. Gli ho detto, guardate, è questo il problema, si risolve così. È banale, no? Vedete come delle stupidaggini a volte ti possono incasinare la vita, in modo banale.
Tutte queste cose te le devi sapere, perché quando arriva il cosiddetto addotto, io non è che faccio la psicoterapia, c'ho questo disgraziato che viene qui, che se vuole suicidare e che c'ha gli allievi in casa. E devi cercare di dargli la motivazione per cambiare la mappa del territorio. Oh. Quindi è in questo senso che queste cose vanno, sono importanti. Cos'è un metaprogramma? Un metaprogramma è uno schema di comportamento. Noi che siamo nei computer, lo abbiamo detto all'inizio della giornata, seguiamo una roba che abbiamo nel cervello, che è una serie di istruzioni. In parte, anzi totalmente, linkate, regolate, legate agli archetipi, che sono quegli operatori matematici che ci muovono nello spazio e nel tempo e nell'energia. In parte prodotti da quello che è il programma che la natura ti ha dato. La tua mamma, quando ti hai rubato una mela, ti ha dato uno schiaffone. Pa, te lo ricordi per tutta la vita. Quindi la risposta sarà: se non rubo una mela ammazzo qualcuno da grande, oppure non mangerò più le mele in vita mia. Queste sono le risposte. Te lo devi sapere, che il comportamento del fatto che non ti piacciono le mele perché hai preso uno schiaffone quando avevi 3 anni. Lo devi sapere, lo devi capire. Vediamo poi come si capisce. Allora, ci sono una decina di programmi, che sono tutti questi qui. Ora ne vediamo uno per uno, così sapete a quale gruppo appartenete. Ognuno di voi, in uno di questi programmi, si comporta in un certo modo. Non è che gli uomini hanno comportamenti infiniti. Gli uomini hanno pochi comportamenti. In questo caso, i principali sono 10, questi metaprogrammi, che gli americani, sapete come li chiamano, chunk down e chunk up. Vabbè, sono americani. Cosa vuol dire? Vuol dire, voi chi siete? Siete quelli che guardate nei particolari o siete quelli che guardate in generale? Andiamo a comprare una macchina. Questa è una bellissima macchina perché c'ha i bulloni, chi se ne frega, quell'altro dice, è una bella vernice, una bella linea, no? Ecco, chi siete? Perché in questo senso voi potete fare una domanda: quando compri una macchina, un'automobile, cosa guardi per primo? No? La linea, il tutto, le marce è una parte, quindi sei più down che up in qualche modo. Però questa risata venuta dalle ferie. Allora, in time o through time, cioè vivere nel presente oppure pensare al futuro. Questo è una cosa importante. Qui voglio aprire una parentesi, perché c'è una differenza tra maschio e femmine. La cosa è importante perché? Perché quando vai a fare un'ipnosi, che in questo caso sarebbe un'ipnosi regressiva, se l'idea del tempo è diversa in un maschio o una femmina, se hai un maschio o una femmina davanti, ne devi tenere conto. Allora, vivere nel presente o pensare al futuro? Non ci basteranno i soldi per la spesa. Pensare al futuro. Vivere nel presente è: ho comprato troppe cose oggi che non mi servono. Il discorso è quello, è lo stesso, però è una visione nel presente oppure proiettata nel futuro. In realtà qui voglio fare chi appartenete voi? Scegliete. Una delle due categorie di appartenenza ci siete voi dentro. Perché questo aspetto della programmazione neurolinguistica è legato a una realtà dell'universo che si chiama dualità. O acceso o spento, o pieno o vuoto, o bello o brutto, o alto o basso. La dualità, non vi voglio trattenere su questo problema, la dualità rappresenta il momento fondamentale della creazione. La creazione, cioè la coscienza della PNL, la coscienza, Dio, a un certo punto decide di guardare come è fatto, cioè di acquisire conoscenza di sé. Quindi, siccome c'è solamente lui, ha bisogno di costruirsi uno specchio per guardarsi. Lo specchio. La cosa speculare che abbiamo visto prima, l'operatore mi chiamo lineare geometrico che dentro di sé tiene rotazione, traslazione e cambiamento di energie. Lo specchio, l'immagine speculare, la coscienza decide che vuole capire come è fatta, costruisce spazio, tempo ed energia che sono una realtà virtuale, cioè lo specchio, la parte speculare in cui guardarsi per vedere come è fatto. In quell'istante
si crea una cosa importante, che è il dualismo. Lo spazio può andare in un senso, può andare nell'altro, il tempo può andare in un senso, può andare nell'altro, l'energia può aumentare, può diminuire. Perché esiste la dualità? La dualità esiste perché senza la dualità o il dualismo non si può fare esperienza. Se non ci fosse il dualismo non ci sarebbe la scelta. Sei qui e devi andare lì. E cioè, ti tocca andare lì, ma se te invece vuoi andare là, devi scegliere, quindi ci deve essere il duale, la possibilità di andare avanti o indietro, in tutte le direzioni, di qua o di qua o di qua, così via, in alto o in basso. Nell'istante in cui si crea il dualismo è stata creata la possibilità di fare esperienza, che altrimenti sarebbe stata obbligatoria, non c'era la scelta, se non c'è la scelta va, sei finito. Non fai esperienza di cosa vuol dire scegliere, non fai esperienza di cosa vuol dire acquisire la responsabilità della scelta. La lascio o non la lascio? Non è che lo dice Buddha, che lo dice Maometto, la scelta è mia, sono io Maometto, sono io Buddha, sono io Dio, la scelta è mia. Ecco perché questi metamodelli sono di questo tipo. Allora, il tempo per i maschi e per le femmine. La femmina, che è legata fortemente al suo lobo destro, al contrario del maschio che è legato al lavoro dell'emisfero sinistro, per meglio dire, vedono il tempo in un modo differente. La femmina è legata al passato e al presente, principalmente. Il maschio è legato al presente e al futuro, principalmente. Il maschio e la femmina si trovano solo nel presente. Facciamo un esempio di cosa voglio dire. Guardiamo l'album delle fotografie del matrimonio. Che palle! È la donna che vuol guardare indietro. A noi non ce ne può, maschietti, non ce ne può fregare di meno. Oppure, la donna in bicicletta. Allora qui a Roma le biciclette se no le votano, ce ne può. A Pisa ce n'è di più. Donna in bicicletta. Io la guardo e vedo che la donna in bicicletta assume un comportamento di moto rettilineo uniforme. Cioè, non cambia mai velocità, fa sempre la stessa velocità, stando molto attenta a non mettere mai i piedi per terra, fermarsi un altro di palle. Così, laggiù c'è il semaforo rosso. Te, rallenteresti, no? Il semaforo è sempre rosso. Nell'istante in cui il semaforo entra nel tuo presente, lei si accorge del semaforo, perché prima era nel futuro, pum, è inchioda. Solo in quell'istante vede il semaforo, non prima. Ci sono due motivi fondamentali per cui uno mette la macchina in doppia fila, se è un maschio o se è una femmina. Sono due motivi completamente diversi. La femmina mette la macchina in doppia fila perché si deve fermare lì. Non pensa che fra 5 minuti, 5 secondi, cioè nel futuro, deve passare l'autobus, che di lì non ci passerà. Il maschio invece c'è il controllo del territorio. Io mi fermo qui perché non mi importa niente, non me ne frega niente. È un concetto completamente differente. In casa, il maschio se vuole cambiare lavoro, la femmina è preoccupata. Cosa succederà in futuro? Non potresti stare con questo lavoro qui invece di fare con le sue solite idee, andare a... Il maschio invece pensa al futuro. Siamo a portare i documenti allo sportello. Il maschio guarda i documenti la sera prima per vedere se ce l'ha tutti. Guarda nel futuro. La femmina arriva lì e gli manca un documento. Perché non l'ha preso. Però ci sono maschi che si comportano da femmine e femmine che si comportano da maschi. Perché? Certo, perché? È importante. Perché non c'è scritto maschio o femmina all'anagrafe. I due lobi sono pesati in modo differente. Questa è solo una tendenza. Però guardate che c'è questa grossa differenziazione. In ipnosi questa differenziazione viene fuori. Perché la parte animica è totalmente atemporale. Quindi la parte femminile è molto più atemporale che non la parte maschile. C'è una concezione del tempo che è meno importante per la donna. Accade, è così, parliamone. E come dicevo questa mattina, questi due psicologi americani, in realtà sono australiani, hanno messo, un maschio e una femmina, hanno messo in risalto il fatto
che l'uomo vuole risolvere i problemi, la donna ne vuole discutere. Questo è importante, cioè vuole, li vorrà anche risolvere, ma la cosa più importante è discutere. Questo ti dice che la donna ha l'immediatezza del momento rispetto al passato, e l'uomo ha l'immediatezza del momento ma rispetto al futuro, li vuole risolvere. Come si fa a incazzare mia moglie? Lei, ti avevo detto che avresti dovuto cambiare quella lampadina. Ah, scusa, va bene, lo faccio subito. Si incazza. Te gli devi dire, ah, va bene, allora guarda, nel frattempo sai cosa si fa? Sì, in effetti c'è meno luce qui. Non gli dire, capito? Cioè, parli e gli dici... del problema. Capisci che per lei è un problema avere la lampadina fulminata. Questo è. Tutto questo tipo di comportamento, che è un problema che riguarda l'aggancio tra il maschio e il femminile, e guardate che questo problema che noi abbiamo fuori, lo abbiamo dentro di noi, perché ognuno dentro di noi ha una parte maschile e femminile di sé. Se non parlano tra di loro, siamo rovinati. Questo solo per dire cosa questa cosa fa. Procedurale opzionale, cosa vuol dire? Secondo le procedure vi attivo immediatamente. Dobbiamo andare a fare la spesa al supermercato. Partiamo. No, come? Prima c'è da passare dal veterinario, poi dobbiamo fare benzina. Quindi, cioè, capito? Questi sono il procedurale e l'opzionale. Andare verso o andare via. Questa è un... motivare positivamente o motivare negativamente le cose. Andare verso. Non c'è più acqua distillata nel contenitore dell'acqua distillata. Bisogna prendere. Ma dove vado a prendere? Non c'è più acqua distillata nel contenitore. Ecco, lo sapevo, anche questa volta non c'è acqua distillata. Vado a casa e per oggi non si lavora. Così imparano. Due atteggiamenti completamente diversi. Il territorio è sempre lo stesso, non c'è l'acqua distillata, ma te ti sei comportato in un modo propositivo, quell'altro ha detto fa culo, basta, non lo faccio più. Mi sono già girato le palle. E questo succede spesso, sovente, a monte magari ci sono state delle altre motivazioni. Quindi, quando voi trovate una persona che è motivata negativamente e dovete mettervi in condizioni di rovesciargli la mappa del territorio. Va bene, non ti preoccupare, per questa volta lo faccio io. Guarda te, continua pure a fare quello che vuoi, tanto mi ci vuole 4 secondi. Sei te il propositivo a posto suo. Il filtro di autorità. Il filtro di autorità è molto semplice e qui veramente l'80% dell'umana progenie casca qui dentro. Perché hai comprato questo detersivo? Me l'ha detto la televisione. Ma perché prendi questa medicina? Me l'ha detto il medico. Il filtro di autorità, gli altri decidono per te. Me l'ha detto il medico, e chi se ne frega? Ma come? Me l'ha detto il medico, e chi se ne frega se te l'ha detto il medico? Perché il medico chi è? Gesù Cristo. Capito? Cioè, quell'altro, ma perché hai comprato quello? Me l'ha detto la televisione. E chi se ne frega? La televisione. Ma chi sta dietro la televisione? Cioè, ragioniamoci. Quindi, oggi come oggi, l'80% delle persone casca qui dentro, sul filtro di autorità. Mi hanno detto di fare così, lo faccio. L'alieno c'ha il filtro di autorità. Si fa così perché si è sempre fatto così, dice l'ipnosi. È cretino. Dal mio punto di vista, è la mia mappa del territorio questa. In accordo e in disaccordo. Ecco, questa è una categoria molto interessante, perché dico sempre di sì o dico sempre di no. Si va al cinema stasera, no? Si va a teatro? Oppure si va al cinema stasera, sì, si va al cinema. Ecco, quando voi vi incontrate con quelli che dicono no, sono di due tipi fondamentali, i no propositivi e i no senza proposizione. Si va al cinema? No. Si va al teatro? No. Si va al... No. Sempre no. Allora, sono persone che hanno una motivazione fondamentale. Io ho riconosciuto tanti anni fa un paio di ufologi, poverini, di un centro ufologico del nord Italia, che stavano discutendo sulla natura degli UFO. Gli UFO sono macchine aliene, no?
gli UFO no, perché, e ti dà una motivazione, perché questo è il motivo. L'altro dice, allora gli UFO sono delle cose militari, no, perché questo e quest'altro. Gli UFO sono delle cose, gli UFO sono... E questo diceva sempre no, sempre no, sempre no, sempre no. A un certo punto gli UFO non sono. Allora cosa sono gli UFO? Ha risposto quest'altro. E lui gli ha detto no! E io guardavo questi due e dicevo, ma cosa dice questo qui? Ecco, guardate, ci sono. Allora, ci sono dei trucchi, ovviamente per ovviare al problema. Vuoi andare al cinema stasera? No, si va a teatro. Ah, va bene, allora si va a teatro. E non può, allora no, allora andiamo al cinema, diceva. Zitto, andate al cinema. Capito? Si fa così. Guardate, funziona benissimo. E perché questa negazione accade? La negazione accade non perché il tizio che dice no, non vuole andare al cinema, non vuole andare a teatro. No, ti vuole dire no. Ecco, però voi fate così. Provate. Si va al cinema stasera? No, si va a teatro. Allora si va a teatro? No, si va al cinema. Bene, andiamo. Ok? Provate. Essere o avere? Ecco, questo è un problema. Io sono legato all'essere o all'avere. Cioè... vediamolo in questa accezione, come lo vede la PNL. Io desidero una cosa o la voglio veramente possedere? Avete mai immaginato quando dovete comprare, maschietti soprattutto, il computer nuovo? Che ci avete l'idea di chissà come sarà bello quando ce l'avrò fra 3 giorni che vado lì e lo compro? E vi crogiolate l'idea dell'istante in cui lo avrete ma non ce l'avete ancora. E quell'altra dice, ma ora devo comprarlo subito. Ecco. Queste sono le due situazioni, essere o avere, secondo l'aspetto della PNL. Ciascuno di voi appartiene a una di queste due. Contro. Contro il dialista per partito preso, chi è? Allora, molti ecologi, per esempio, molti naturalisti dell'ultima ora, non quelli veri. Possiamo mangiare questo biscotto? No, questo biscotto no, perché contiene fa male. Allora mangiamo questa, no perché quest'altra, compro la pasta Barilla, no perché la Barilla fa i cannoni, e che cazzo, qualcosa devo mangiare. Idealista per il partito preso, è questo. E ce l'avete di fronte, sa quanti ne conoscete, no? Che sono fatti così. Fate il ragionamento, ok, va bene, ma ragioniamo, allora te cosa faresti? Dai la luna, cosa fai te? Cosa mangiamo oggi? E certo, questa è l'idea. Nella comunicazione gestisci l'altro in qualche modo facendo, se lui non vuole, riproporre a lui le sue responsabilità. Così gli cambi in quell'istante la mappa del territorio. La familiarità è la novità, certo, questi sono i conservatori e gli innovatori. Bisognerebbe cambiare sistema operativo. Ma magari se mi cambio il sistema operativo tutto mi va a puntare, devo rimettere nel computer tutti i programmi. Che palle! Questo è il conservatore, il nuovo, ma chi se ne frega? Compriamo un computer nuovo e si fa più. Io mi ci sono trovato a essere un po' più conservatore, perché tutte le volte che metto le mani su Windows Vista mi viene male. Lo so, è così. Però ognuno di voi appartiene a una di queste due categorie. Associativo dissociativo, qui c'è un'altra cosa da dire, emisfero sinistro e emisfero destro. Allora guardate, la PNL ha scoperto una cosa che non credo abbia puntualizzato bene, però ve la dico perché è un trucco che potete usare per parlare con la vostra anima, diciamo così. Allora, quando voi fate i sogni, sognate in due modi diversi. Sognate che la telecamera che vi prende il sogno, ce l'avete negli occhi e guardate voi da dentro quello che succede. Oppure la telecamera è fuori e vi vedete da fuori. Va bene? Questo è il vedersi da fuori, un istante dissociativo, in cui vi state dissociando dal vostro corpo perché la telecamera, cioè la zona in cui c'è la coscienza dell'esistere, è fuori e vi vedete lì. Quello che può succedere in una situazione dissociativa, che come la chiamano gli psichiatri, in modo negativo, durante le robe, cioè i fenomeni di out of the body experience, l'uscita fuori dal corpo. Più dissociativo di così, l'uscita fuori dal corpo. Bene, a prescindere dal fatto che non ne voglio parlare questa volta dell'uscita fuori dal corpo, però voi potete immaginarvi
di essere qui, per un attimo chiudete gli occhi e immaginate di vedervi da fuori, dalla telecamera fuori. Questo, in quell'istante, mentre fate questa cosa, voi non ve ne rendete conto, ma state lavorando solamente col lobo destro e non con il lobo sinistro, che invece è quello che maggiormente lavora quando la telecamera è all'interno del corpo. Questo cosa ti permette di fare? Ti permette, a secondo che tu sia più associativo o più dissociativo, di fare quello che ti pare, ma puoi obbligare una persona che è associativa a dissociarsi. E quando si dissocia, puoi obbligarlo, perché lo sta facendo inconsciamente, a farlo lavorare solo con il lobo destro. Quello dove c'è anima, quello dove c'è la parte femminile di sé, quello dove c'è la creatività, quello... Allora tu scopri che hai due telecamere, una che è il lobo destro e una che è il lobo sinistro, con due coscienze differenti, una maschile e una femminile, una del tutto e una del sempre. Si può dire così. Lo so che questa espressione andrebbe più... vedete, come lo dico qui? La parte animica, ce n'è una sola di anima, non ce ne sono due o tre, ma ognuno di noi ha un'anima, ha un pezzettino di una parte animica che fa parte di un'anima mundi, di una cosa unica, una sola, un'animona grande grande. Per cui, quando te vai a chiedere alla parte animica in ipnosi come ti chiami, lei ti dice, io non ho nome, oppure noi non abbiamo nome. E perché questo? Perché non hanno nome? Perché non si nominano? Non si nominano perché non c'è nessuna necessità di nominare una cosa che è una cosa sola. Se c'è Giovanni e Giuseppe, uno si chiama Giovanni e l'altro Giuseppe. Ma se c'è solo Giuseppe, tanto non lo chiamerà nessuno. Lui da solo non si chiama, perché dargli un nome? Quando una cosa è sola, è unica, non ha nome. Anima è una cosa sola. Ognuno degli esseri umani che ha anima, che è anima, ha una parte di questa cosa qui, che ha la sua identità in quell'istante, ma fa parte di un'unica cosa, che non ha asse del tempo. Quindi ha la visione della totalità che è sempre. Lo spirito è uguale, ma ha una visione, perché non ha l'asse dello spazio. E per questo, siccome non ha la visione dello spazio, ha una visione del tutto che è spaziale. Il tutto spaziale. Quello è il sempre, e quest'altro è il tutto spaziale. Questo è un problema fondamentale. I due emisferi, quando te li fai ragionare in questo modo, ne stacchi uno, dicotomizzi, lo chiudi, lo spegni e fai principalmente lavorare solamente l'altro, te puoi avere delle risposte inaspettate, perché è solo la tua parte animica che ti risponde, o è solo la tua parte spirituale che ti risponde. Allora, questo può essere molto utile in quella che è la struttura delle ancore, che vedremo. Quando te ti guardi da fuori, ti cambia la mappa del territorio, ecco dove voglio arrivare. Quindi nella gestione delle fobie, per esempio, succede spesso che il pianista ti dice, ora ti guarderai da fuori. Ti guarderai da fuori perché ti fa avere una visione completamente diversa di quella che è stata la tua fobia, quando avevi paura del buio. Te sei lì, ma ti guardi da fuori, e da fuori c'è la tua parte animica che se ne frega della paura del buio, e te sei in grado di sopportare, guardandola, la scena di quello che sta succedendo, vedendola da un'altra parte. Poi, quando ricompatti la visione dall'esterno con la visione dell'interno, la coscienza di te, che hai visto fuori, si ricompatta con la coscienza interna, e te hai una visione della mappa completamente diversa. In altre parole, come vedremo sperimentalmente, lo potete fare anche voi, non ci avete più paura del buio. E in una seduta di 10 minuti vi scompare questa cosa qui. E come al solito non andate dallo psichiatra con Prozac, eccetera, 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 eccetera. Quindi, questo è un aspetto importante. E questi filtri sono filtri che ci aiutano a capire in qualche modo, eccoli qua, a che punto siamo. Io vado avanti ancora per una decina di minuti e poi facciamo, vi mando a fare di più, e poi gli diamo la botta finale. Allora, vi dico questa cosa, che sì, 10 minuti ci vogliono di tempo, perché secondo me è una cosa importante per gli americani, ma per noi veramente no. Allora, eccolo qua. Questo è un test. Si chiama TOTE.
l'hanno inventato questo Miller, questo Gerlinter e questo Pribram. Pribram, ma non era quello di prima. No, guarda, il neurofisiologo che ti dice che il cervello è un lettore di ologrammi è anche uno degli inventori della PNL. Chi l'avrebbe mai detto? Allora, il test è una roba che fa... Bender e Grinder sono americani, lasciamoli fare. Gli americani hanno un problema. Il problema è che non fanno niente se non c'è una legge scritta che gli dice come fare. Compri una scatoletta di carne, c'è scritto, ma in America compri una scatoletta di carne, aprire la scatoletta, istruzioni, tenere la scatoletta con la mano sinistra, prendere con la mano destra l'apri scatolette e premere, puntare la parte alta del premi scatolette e fare una lieve pressione con la mano per chiudere. A questo punto, con la terza mano, girare la rotella. Se non ci sono le istruzioni, gli americani non sono capaci di smontare una vite. Infatti l'IKEA in America non c'è. Allora, esempio classico, successo sul giornale, io è un esempio che racconto sempre, gli americani non me ne voglia. Signora americana vince una causa, intenta causa e vince, con la ditta di elettrodomestici tra i dettagli molto importante, di $1,000,000. $1,000,000. E cosa ha fatto? Vai a leggere. La signora aveva lavato il barboncino e poi lo voleva asciugare. Sì, l'ha messo nel forno a microonde. Gli è morto il barboncino. E chiaramente la donna ha fatto e ha vinto la causa. Perché? Perché sulle istruzioni non c'era scritto non mettere piccoli animali nel forno a microonde. Oggi, se voi avete un forno a microonde in casa e ritrovate le istruzioni, andate a leggerlo perché c'è scritto piccolo. Non si mettono gli animali ad asciugare nel forno a microonde. Ecco, questi sono gli americani. Allora, gli americani hanno bisogno di un modello, il modello Totte, per risolvere i problemi. Funziona in questo modo. C'è un trigger, c'è un grilletto, entrata, fum, si entra, è un programma, si entra qui e faccio un test. Voglio vedere se la mia situazione è questa. Cazzo, la mia situazione non mi piace. Devo operare qualcosa e faccio un'operazione. Dopo che ho fatto l'operazione, ricontrollo per vedere se è cambiato qualcosa e faccio un'altra seconda volta il test. Non sono ancora contento, allora devo fare un'altra operazione per cambiare la mia vita. E poi cerco, faccio un altro test e vado avanti così fino a che sono contento e esco. C'era bisogno di fare tutto sto casino, noi abbiamo sempre saputo in Italia che si fa così. Va bene? No, ve lo dico, però ora facciamo un esempio pratico, perché per noi veramente questa è la parte della programmazione neurolinguistica che aiuta molto le persone che sono povere di spirito, cioè che non hanno un minimo di iniziativa, che ci sono per carità anche da noi in Italia, ma evidentemente questa è un'esigenza americana. Vedete, esistono altri modelli, ma sono sempre gli stessi, no? C'hai uno stato attuale e uno stato desiderato. Parti con il test, mi faccio schifo, faccio qualcosa, continuo a farmi schifo, faccio qualcosa, ora vado bene, mi sono rifatta le labbra, esco, ho speso un sacco di soldi ma sono contenta. Ecco. E, cioè, capite che, cioè, secondo me, è una banalità, no? Bene, in realtà questo tipo di progetto viene utilizzato per fare delle cose incredibili. Ma la vera natura del perché funziona questa cosa io ve la voglio dire in un altro modo, perché così sembra veramente una banalità che non serve a niente. Quando noi abbiamo da risolvere un problema, il nostro cervello fa confusione. Io mi ricordo, e questo ve lo dico con un esempio, tanti anni fa ero allora nel Centro Fonologico Nazionale e c'era un bravo presidente che era Giancarlo Barattini a Milano. Giancarlo Barattini era un pubblicista, aveva fatto la scuola della Unilever in America e quindi era, Unilever è quella che fa la leva Gibbs, quindi vende di tutto, a questo dalle automobili ai dentifrici, e quindi allora ci sono i venditori rampanti che ti devono vendere le cose anche se non ne hai bisogno. Quindi entrano, ti creano il bisogno, creano delle situazioni in cui te non ti puoi stare, non li puoi mandare via, un po' come certi religiosi
fratelli di Porto Nigero, che vengono e ci chiedono le cose, e insomma, in qualche modo ti obbligano a comprare una lavatrice che non ti serve. Allora, della scuola che lui aveva fatto da bravo venditore, gli avevano insegnato anche questi modelli, queste cose. E lui gli fece un esempio, dice: guarda, per risolvere il problema bisogna fare in un certo modo. Come si fa? Guarda, è semplice, ti faccio questo esempio. E l'esempio era, che mi fece era questo. Allora, riuniamo la classe dirigente del nostro gruppo aziendale e decidiamo una cosa. Allora, noi che si fanno in scatole di cartone, dobbiamo decidere se domani mattina vogliamo andare sulla Luna. Sulla Luna. E come si fa andare sulla Luna? È complicatissimo, ci vogliono i razzi, le cose, sono milioni di dollari, noi facciamo le scatole di cartone, perché dobbiamo andare sulla Luna? Oggi decidiamo se vogliamo andare sulla Luna, domani decideremo come. Questo è il trucco. Oggi decidiamo di andare sulla Luna, di fare quello, domani decidiamo come. Perché se oggi abbiamo anche il problema di decidere come andare sulla Luna, ci sono due problemi insieme, e quello che ci sembra insormontabile ci rende insormontabile anche il primo pezzo del problema. Così il problema, che si divide in due categorie, in due pezzi, decidere di andare sulla Luna e poi vedere come, ha una parte facile da decidere e una parte difficile. Se te non dividi queste due parti, ti diventa tutto difficile. Questo è il problema. La strategia cambia completamente, perché domani, ora che abbiamo deciso di andare sulla Luna, bisogna cercare dei fondi. Hai capito che è cambiata la mappa del territorio? Prima, ieri, non ti ponevi nemmeno il problema, perché per te era irrisolvibile, ma siccome hai deciso che ormai sulla Luna ci devi andare, sei diventato propositivo, ti ha cambiato la mappa del territorio. Questa è la realtà del modello Tote, non quella girino che abbiamo visto prima. E questo è qualcosa che noi possiamo fare tutti i giorni. C'ho 50 anni, non ho trovato lavoro, non lo troverò mai, no? Vedi tutto in negativo. Mi hanno offerto di fare in questo negozio il galoppino, ma siccome è inutile, non lo farò. Intanto accettiamo questo posto e poi vediamo. Si fa così, no? Nella realtà dei fatti. Ecco, questo è il modello. Quando ti hai un problema grande, difficile, complicato da risolvere, fermo, dividilo in sottoproblemi e ne analizzi uno alla volta. Questa è l'unica possibilità che avete di risolvere i vostri problemi, perché mano a mano che salite su un gradino e avete risolto uno dei problemi, l'altro in qualche modo troverete il sistema di farlo. In qualche modo. Se no, comunque, con l'altra strategia non lo farete mai. Un quarto d'ora di pipì. Grazie. Non le vedi come avere un elefante nel salone, magari me lo dici, ma tu non vedi, non sei, allora, perché non comprendi. Bravo, però questo è il messaggio della tua, se non esci da questa corrente non potrai mai comprendere. Ma fatti finire un'evoluzione per comprendere questa cosa. Cosa cavolo sono? Mi capito. Recuperare un sacco di cose, recuperare i ricordi. Noi utilizziamo l'ipnosi regressiva per recuperare i ricordi, o nella PNL normale, e vi dirò come, vengono però utilizzate anche nella gestione di tube psichiche di un certo tipo, cioè la paura del buio, dell'ipocondria. Tutto quello che vi può venire in mente, il ricordo ossessivo di qualcosa che è successo, la violenza fisica e così via. Le ancore sono di tre tipi diversi, sono visive e di tipo cinestesiche. Le ancore audiovisive è: mi ancoro a un'immagine, mi ancoro a un suono, mi ancoro a una sensazione. Cinestesica, mi premo sulla mano, così. Faccio in modo di ricordarmi bene questa cosa. Nel ricordarmi bene questa cosa, però, devo per forza aumentare l'emozionalità che ho dentro il corpo, l'emozione. Perché nell'istante in cui, con un trucco,
l'emozione diventa forte, 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 è come se il ricordo del momento emotivo si stampasse nella mia mente e si ancora a quell'altra ancora. Ti ho premuto un dito nel momento in cui ti facevo sentire forte l'emozione. Non te lo dimentichi più. Il computer, cervello, è stato riprogrammato, tutte le volte che ti premo sto dito, te ti riviene lo stesso tipo di emozione. È un po' pavloviana questa cosa, ma funziona in questo modo. E alcune anche che noi abbiamo utilizzato e inventato, diciamo per i nostri lavori, è legato al problema delle telecamere. Le telecamere come ancore visive, cioè per esempio te ti vedi da fuori. Allora ci sono, per farti ricordare delle cose, si fa in questo modo. Per esempio, prendiamo il problema alieno, ma possiamo prendere qualsiasi altro problema. Il soggetto ti racconta di essere, di notte si sveglia e in camera sua c'è un alieno che lo guarda, così. Ti prende un colpo e poi ti riaddormenti. Questo è quello che ti racconta. E quello che ti racconta è questo. E allora, ma nel raccontartelo, mette gli occhi in alto a destra. Se non è mancino, sta dicendo che l'ha veramente visto, lui non se ne rende conto. Allora te non glielo dici, guarda che te hai messo gli occhi così, quindi in realtà l'hai visto. Gli dici, parliamone di questo sogno che te hai visto, me lo spieghi meglio. E allora, ecco sì, c'era l'alieno che entrava e che entrava. Mi sono aperto gli occhi e l'ho visto lì. Bene, fermati su quell'immagine lì. Guarda l'immagine ferma, fissa. Siccome l'immagine è come una cartolina e non succede niente, guardala un po' bene. Ti fai così, no? Te lo ricalchi. Guardala bene. Guarda un po', cosa c'è in alto, in basso, a destra, a sinistra? Come fatto? E poi comincia a fare quando, dopo che gli hai, lo hai tenuto un pochino lì a guardare l'immagine, e lo vedi che il soggetto segue con gli occhi l'immagine, anche se li ha aperti, te ci sei davanti, ma lui non vede più te, vede l'immagine, è banale, no? Si fa così. Ora comincia a guardare bene, guarda la luce della stanza, lo stai ancorando a un'immagine. La luce della stanza, com'è? È blu. Ah, e da dove viene? Ma viene da fuori dalla finestra. Ah, bene. E ora, guarda, si vedono i mobili. Digli un paio di cose che non servono a niente. Sì, si vedono i mobili. Ah, bene. E te, come sei? Che colore hai il tuo pigiama? È quello dell'estate. Ah, strano che è dell'estate. Ora è inverno, dice così. Bene. E allora cosa? Guarda, ora guarda questo signore che hai davanti. Come è fatto? E lei fa così, perché lo guarda più da vicino. Ah, è fatto strano, non lo vedo bene. E lo aggancia a questo punto, gli dici, guarda, ora si fa una bella cosa. Prendi la telecamera e la metti in alto nella stanza. Quella è la tua telecamera. E tu guardi da lì e ti vedi te a letto. Dicendogli così, hai mirato la sua telecamera su di lei. E cominci a dirgli, ti vedi dall'alto? Eh sì, mi vedi dall'alto. Bene, telecamera esterna. Col trucco della telecamera esterna l'hai agganciato a un'ancora visiva, ma gli stai facendo lavorare solamente il lobo destro, non il lobo sinistro, che è la razionalità. E lei non pensa che siccome non se lo ricorda il sogno, non se lo deve ricordare neanche visto dall'alto. È un'immaginazione, immaginiamoci di fare così. Dall'alto, il lobo destro se ne fotte delle regole. Guarda, e comincia a dirgli una marea di cazzate. Di che colore è il tuo pigiama? Dove stai guardando? Le coperte, di che colore sono? Sono pesanti? Fa caldo o fa freddo? E la agganci alla cinestesica del momento. Cioè gli rivengono in mente tutte le sensazioni corporee che aveva. E poi si sente qualche odore nella stanza. Fai così, così, lo agganci, lo ricalchi all'idea dell'odore. Anche lei non sa. Ma che annusi, sei davanti a me, no? Però lei già non se ne rende più conto, lei o lui, dico, è uguale. A quel punto, dopo che tutto è stato fatto, mi fai girare la telecamera su quell'essere. Guarda, e ora quello lì chi è? Guarda, si vede bene da dietro, eh? Da dietro si vede bene, c'è la telecamera in alto. E fa così, fa watch. Seguono la scena. In quel momento te hai fatto una cosa, hai usato quest'ancora. L'immagine è ferma, l'immagine tridimensionale, la cartolina è ferma, l'unica cosa che puoi muovere è la tua telecamera. E nel muovere la telecamera, che te puoi fare?
puoi vedere le cose da tutti i punti di vista. Ma sembra un gioco, ma non lo è. Perché? Perché il cervello fa una cosa strana. Il cervello lavora con tre tipi di memorie: la memoria a lungo termine, a breve termine e la memoria a medio termine. Vedremo rapidamente che queste memorie hanno immagazzinato dei dati e li tengono lì. Quando te, con la memoria a lungo termine, hai immagazzinato dei dati, li fai lavorare questi dati dalla memoria a breve termine, che è un programma di CAD interno che ti muove le cose. Esempio, prendi un bicchiere, lo vedi? Questo è un bicchiere, guarda, stai immagazzinando i dati, lo vedi? Bicchiere, poi chiudi gli occhi e te lo vedi ruotare davanti. Questa è la memoria a breve termine che fa questo lavoro. Bene, tutti i dati vengono mandati nella memoria a medio termine, che è una stanza grande dove ti fai le simulazioni mentali. Cioè ti diverti a pensare come se fosse la vita, se fosse nel modo in cui te la stai immaginando. In questo istante tu sei in grado di utilizzare tutti i dati, anche quelli che non esistono, solo in apparenza. Perché se le cose si sono svolte in un altro modo, per esempio, e non è vero che la ragazza si è addormentata, la ragazza è stata vittima di un'adduzione, oppure l'alieno si è girato e se n'è andato. In quell'istante che te lo ricordi, hai visto l'alieno dietro. L'alieno visto da dietro, metti tutti i dati nella memoria a lungo termine. Quando te gli fai ricordare questa cosa dall'alto, il soggetto inconsciamente si ricorda di averlo visto anche dietro e gira l'immagine mostrandoti anche come è fatto il dietro dell'alieno, come se veramente ci fosse la telecamera, perché sta facendo pescaggio dalla memoria a lungo termine, rielaborazione CAD con la memoria a breve termine, mando tutto nella memoria a medio termine per farci tutti i miei ragionamenti. A questo punto, nella simulazione virtuale, tu stai vedendo l'immagine reale come se l'avessi vista, se l'avresti vista da là. Succede una cosa importante. È stato saltato il pezzo di blocco. Il fotogramma che ti non ricordavi, perché c'era un blocco di qualsiasi tipo, è stato saltato. Il fotogramma 23 non te lo ricordavi? Abbiamo ricostruito il fotogramma 23 dall'alto. E ora muovi la scena. E la scena si muove. E il fotogramma va avanti, 25, 26, 27, 28. A un certo punto prendi la telecamera e gliela rimetti nella testa. Il soggetto ha ripreso coscienza e è stato saltato il chunk, il blocco della memoria, e ha facilità a ricordarsi tutto. E lui dice, è sovvenuto, mi ha preso, mi ha portato fuori, mi fa ti racconta tutto. Questo è il modus di questo aspetto, come funziona. È l'aggancio, ed è molto semplice, funziona sempre. Devi chiaramente metterti davanti al soggetto, non di lato, perché di lato ci sono le difficoltà, davanti al soggetto, e lo mimi. Fai quello che fa lui, al contrario, questo lo aiuta a entrare. Se lui muove la mano destra così, anche tu muovi la mano destra così, se lui muove il pollice così, anche tu l'aiuti a rientrare specularmente, a entrare in quello stato di percezione alterata che gli permette di ricordare tutto quanto. È banale, questo è il tipo di ancora che usiamo noi. Ovviamente l'emisfero sinistro regola le immagini di sé viste dal dentro, ma l'emisfero destro regola le immagini di sé viste dal fuori. Questo può funzionare se funziona una cosa importante, che è l'idea che l'universo sia un universo olografico. Ci sono degli scienziati che hanno pensato di poter immaginarsi che l'universo fosse un qualcosa dentro il computer. Come noi costruiamo universi all'interno del computer, ebbene, questo universo è come se fosse dentro un computer. In realtà, questa cosa è legata all'idea della freccia del tempo. Perché? Perché il passato e il futuro non ci sono. Se Bohm ha ragione, il fisico di prima, il passato, il presente e il futuro non ci sono. E allora come si spiega per esempio il problema delle vite passate? Allora guardate, il cervello è un doppio lettore di ologrammi. Il cervello, il lobo destro e il lobo sinistro, leggerebbero con due modalità differenti sul dischetto dell'ologramma due aspetti di una stessa realtà. Nel fare questo
si scavalca quello che è il principio di indeterminazione di Heisenberg. Sapete che questo fisico che ha vinto il premio Nobel tanti anni fa ha detto una cosa: se io cerco di capire una cosa di un corpo, di un osservabile, non ne capisco un'altra. Ne misuro il tempo, ma l'energia va a puttane. Misuro lo spazio, ma il momento, la massa non riesco a identificarla bene. Se riesco a lavorare sulla quantità di moto, non so dove è localizzato questo signore. Cioè, ci sono dei problemi. Perché con uno strumento solo voglio fare due misurazioni e queste vanno in crunch tra di loro. Invece, il cervello farebbe due cose diverse. Il cervello, con due pezzi di osservatori, cioè due macchine diverse, il lobo destro e il lobo sinistro, farebbe due osservazioni, una a spaziale e l'altra a temporale, e quindi non si incasinano tra di loro, e io avrei la visione della realtà delle cose che ci sono, leggendo nell'ologramma. Questo fa. Allora, il problema è come legge l'emisfero destro, secondo questo punto di vista. Ammetti che si debba andare da Roma a Milano, nella visione dell'universo come una pallina, io sono al centro di questa pallina, seduto sulla pallina al centro, e devo andare, questo grande schermo televisivo è quello che mi fa vedere nel treno tutto l'immagine tra Roma e Milano, no? E l'emisfero destro c'ha una possibilità di lettura, che è una possibilità radiale. Non avendo lui la dimensione del tempo, legge così: Roma e Milano immediatamente, questa vita e l'altra, se ce n'è un'altra, contemporaneamente ho visioni di flash di vite passate. Lo fa il lobo destro. Qual è il problema? È che il lobo destro si espande così, la sua coscienza, e in qualche modo vede tante cose contemporaneamente. Nel vedere tante cose contemporaneamente, da un punto di vista fisico-quantistico, si dice che c'è la sovrapposizione degli stati quantici. Cioè, io invece di vedere Roma e Milano, vedo Napoli, cioè la somma, non ci capisco più niente, delle due fotografie. L'emisfero destro non è in grado di vedere contemporaneamente due cose bene. Le può vedere tutte insieme, ma diventa un gran casino. Solo una per volta la vede bene. Se ne vedi due, casino. Il lobo sinistro, invece, fa un altro discorso. Il lobo sinistro legge non radialmente, ma angolarmente. Roma, Milano. E se voi fate la velocità, fate dei conti, scoprite che omega r, la velocità radiale, è uguale alla velocità della luce massima. Quindi, al massimo, il lobo sinistro legge con la velocità della luce, e per andare da Roma a Milano lo puoi fare in un millesimo di secondo, ricordando tutto il viaggio. Ma non infinito. Un millesimo di secondo, ma la velocità della luce. Mentre il lobo destro legge immediatamente, pum, Roma a Milano. Velocità trasluminare, oltre. Solo che non ci capisce niente perché vede due eventi contemporaneamente. Quindi in un caso c'è una limitazione, nell'altro caso c'è un'altra limitazione. L'uomo destro e l'uomo sinistro devono leggere tutti e due la realtà delle cose, se no non si va avanti. Allora guardate questo esperimento che hanno fatto, e che è un esperimento su cui si basa la fisica quantistica moderna, e la PNL non ha capito che gli ha risolto il problema ai fisici. Questi sono le rotelline dei ninja. Che le tirano nei film e te trapassate da parte a parte. Allora, le rotelline di ninja, una blu e una gialla, in realtà sono due elettroni, va bene? Due elettroni, fate finta che siano due palline. I due elettroni che nascono in un unico colpo, li ho fatti nascere io, per forza di cose, la legge della fisica è questa, girano uno a destra e l'altro a sinistra. Così. Non può che essere così. L'elettrone che gira a destra lo mando a Roma, l'elettrone che gira a sinistra, a Milano, via. Quando arriva a Milano il primo elettrone che gira a destra, io telefono a Roma e dico: guarda che a me mi è arrivato quello che girava a destra, tu sai già che dall'altra parte ti arriverà quello che gira a sinistra. Bene, il problema è che io so perfettamente quello che succede, quindi prevedo anche quello che succede nel tempo, nel futuro, però non posso prevedere come gira un elettrone messo di piatto, perché non si vede. Lo vedete nella fotografia, non si vede se gira a destra o gira a sinistra, è così, non lo vedi, così lo vedi, così no. Allora questo è il paradosso di Podolsky, Rosen, Einstein, che dice: la fisica quantistica fa cagare perché non ti risolve questo problema. Noi
Invece, che ci abbiamo la piegatura dello spazio-tempo, siamo più ganzi. La nostra fisica è più bella, perché quella quantistica non spiega tutto. In realtà non è così. Guarda, te lo rifaccio vedere da un'altra parte. C'è un cannone, questo è un cannone. Il cannone spara un fotone blu e un fotone rosso. Vedete, la punta ci dice che uno girerà a destra e l'altro girerà a sinistra. Questo è nel passato. Io so che è successo questo nel passato. Sono nel presente e vedo passare davanti a me questi due elettroni. Uno lo vedo che gira a destra, l'altro lo vedo che gira a sinistra. E sono convinto che nel futuro continueranno a girare uno a destra e l'altro a sinistra. Questo lo so. Bene. Ma a un certo punto, guardate quello di prima, vedete? Le punte sono una contro l'altra. A un certo punto io decido di prendere uno dei fotoni e di girarlo. Lo aggancio al volo mentre sta passando, lo fermo e lo faccio rigirare dall'altra parte. Quello che succede, l'esperimento è stato fatto, io ve lo racconto così a modellini, ma l'esperimento è stato fatto, è che automaticamente anche l'altro fotone, che è costretto dalle leggi della fisica a girare in modo contrario al primo, cambia la rotazione. Questo esperimento, che è un po' una banalizzazione dell'esperimento di Aspect, che è un signore, uno di quelli che abbiamo visto nella prima diapositiva, ci dice una cosa: come cavolo ha fatto il secondo fotone a ricevere il segnale che il primo aveva cambiato rotazione? Se i due fotoni sono uno qui e l'altro sulla Fede Centauri, beh, bisogna in qualche modo avvisarlo, ma avvisarlo immediatamente. E c'è la velocità della luce nel mezzo, quindi prima il primo fotone gira e poi, se lo vuole avvisare in qualche modo, con dei parametri nascosti, bisognerà che si aspetti la velocità della luce. Invece no, è immediato. Come il primo cambia, pum, anche il secondo è cambiato. E nel futuro arriveranno infatti tutti e due antirotazionali. Uno a girare a destra e l'altro a girare a sinistra. Cosa è successo qui? Ecco, questa è una cosa che è fondamentale. Allora, guardate, questo è quello di prima. Io qui cambio il presente e lo tappo. Nel passato erano nati così. Nel futuro li vedo in quest'altro modo. Nel passato erano nati così. Qui è successo qualcosa, perché io ho cambiato una delle due rotazioni e qui sono cambiate tutte e due. Com'è possibile? Allora, lo sapete che cosa succede? Succede questo. Se è vero che Bohm ha ragione, lo spazio-tempo non esiste. Parliamo della linea del tempo. Il tempo non esiste. Il passato, il presente e il futuro sono copresenti su questa linea. Copresenti su questa linea. Quando la mia coscienza, che è Dio e che ha costruito lo spazio, il tempo e l'energia, decide con suo atto di volontà di cambiare la rotazione di un fotone, non è che l'altro fotone ha sentito questa cosa e, anche se lontano, cambia anche lui, perché la velocità della luce c'è sempre stata, no? Quando io cambio, prendendo dal volo un fotone qui, in quello stesso istante ho cambiato la situazione del mio futuro, ma l'ho cambiata anche nel mio passato. In parole povere, quando io cambio la rotazione del fotone qui, è come se in quell'istante il mio passato corrispondente a questo presente fosse cambiato. Cosa vuol dire? Vuol dire che il fotone è nato subito girato dall'altra parte. E se è nato subito girato dall'altra parte, anche l'altro era girato dall'altra parte. E quindi praticamente questa era la nascita, non più quella. Questo era il passato numero uno, che corrispondeva al io non ho fatto nulla. Questo è il passato numero due, che corrisponde al ho cambiato il presente. Sapete che cosa vuol dire questo? Vuol dire che qui abbiamo per la prima volta la capacità di dimostrare che l'esperimento di Aspect è un esperimento perfettamente spiegato, che non c'è più nessun paradosso e che Bohm ha ragione, che la fisica quantistica ha ragione, ma con l'aggiunta che il tempo non esiste, perché il tempo fa parte della virtualità. Come ce ne accorgiamo noi con la PNL? Cosa c'entra con la PNL? La PNL non lo sa. Glielo dico io ora in questo momento, è basata tutta su questo esperimento, perché la PNL riprogramma il tuo futuro.
sei un coglione ora, sei stato un coglione nel passato, guarda nel tuo futuro, ti riprogrammo e tu hai un passato, un futuro migliore. Ricordati del tuo passato, visto che ora hai un futuro migliore. Ma il mio passato non era così brutto. Ti dice così. Come funziona? Noi l'abbiamo fatto anche in ipnosi, questo tipo di operazione. Vedete, questo è il rapporto che c'è. Questa è la linea del tempo. Va bene? Ieri, oggi e domani. Questa è la linea del tempo, la sbarra blu. Il giallo, siamo nel presente. Il blu, siamo nel passato. E il rosso, siamo nel futuro. Io sono qui. Il mio passato e il mio futuro sono copresenti su questa linea, la linea del tempo. Ve lo ricordate che nel nostro corpo c'è scritta questa cosa? Lo sapete che il passato è di qua e il presente è di qua? Lo vedete che il nostro corpo immagina il passato e il futuro nello stesso piano d'azione nostro? Non ha mica messo uno avanti e l'altro indietro. Archetipicamente l'abbiamo sempre disegnato così. Cioè, inconsciamente, l'uomo della pietra lo sapeva che il passato, il presente e il futuro sono su un'unica linea. Lo disegna col corpo. Bene, allora, questo vuol dire che se io sono in questa stanza dove c'è il presente, di là c'è il passato, che è copresente con il presente. E di là c'è il futuro, che è copresente con il presente. Allora, tutto ciò che cambia qui con la mia coscienza, cambia nel mio passato. Perché nel mio passato, che è copresente con il presente, c'è lo stesso tipo di coscienza tra me e quella che potrebbe essere identificata come la mia vita passata. Io mi ricordo quando ero in Egitto. Che ne so? Non devo dire io mi ricordo quando ero in Egitto. Io mi ricordo quando sono in Egitto. Quando attraverso le simulazioni mentali noi prendiamo il lobo destro e il lobo sinistro del cervello e li facciamo leggere nel disco, nel nostro passato, che è copresente con il presente, cioè nella stanza di là, noi vediamo quello che sta facendo il mio io ora, rispetto a tanti anni fa, nell'Egitto. Oppure posso andare a guardare il futuro, come fa Brian Weiss, nel futuro. Cosa succede? Succede che durante gli esercizi di programmazione neurolinguistica il soggetto viene riprogrammato a cambiare gli eventi nella linearità del tempo. Vediamo come lavorarci. Allora, le memorie, ve l'ho detto, sono a lungo termine, a breve termine e a medio termine. Vi ho detto che la memoria a lungo termine pesca i miei due vettori ologrammi dalla akasha esterna, pesca i dati e quel poco che gli serve per fare il suo lavoro lo mette nella memoria a lungo termine, lì dentro. Poi, nella memoria a lungo termine, vediamo se trovo, eccolo qui, nella memoria pesca dalla akasha, dalla griglia olografica, il tutto che finisce nella memoria a lungo termine. Nella memoria a lungo termine, tutto viene messo nella memoria a breve termine che agisce sul posizionamento delle cose, è il CAT. Questo progetto lo metto nella memoria a medio termine, ci lavoro sopra e dopo faccio qualcosa per mandare con un atto di volontà la nuova informazione qui, che prenderà posto di quella vecchia, una realtà nuova. E quando la vado a rileggere, rileggo la realtà nuova, non rileggo più la realtà vecchia, che non esiste più perché non è mai esistita. Questo è quello che dice l'elettrone quando gli cambio rotazione, che non è che quell'altro ha cambiato rotazione, è cambiato il passato, perché ho cambiato la rotazione del presente, il che vuol dire che ho cambiato anche come era nato questo elettrone nel passato, il che vuol dire che ho cambiato anche il suo partner. E quindi quando sono qui e cambio questo, vedo anche il suo partner che è cambiato, ma non perché i due si sono comunicati tra di loro ora, perché si sono comunicati nel passato, perché io ho cambiato il passato. Cioè, ho cambiato i due elettroni e si sono scambiati le informazioni quando erano un solo coso. Anche se qui ora, nel presente, sono lontani milioni di chilometri, le informazioni non sono andate da qui a qui. Le informazioni sono andate da qui a qui all'altro elettrone. E poi si sono distanziati tra di loro. Nella programmazione neurolinguistica facciamo la stessa cosa. Esempio. Vediamo se trovo un esempio che riguarda l'aspetto delle ancore. Sì, vi racconto questo.
qualcosa che per esempio si fa in ipnosi. Prima vi dico in ipnosi, poi vi dico con la PNL normale. Prendo poche volte mi sono interessato di persone che non avevano problemi di adduzione, perché non abbiamo tempo, perché questi non hanno, gli addotti non hanno nessuno, mentre gli altri hanno tutti i psicologi del mondo, va bene? Allora, però ogni tanto ho ceduto, viene questa, in questo caso, di questa signora che ha un rapporto, ha dei problemi con se stessa, la mettiamo in ipnosi, e in ipnosi, mano a mano che si va in fondo, lei comincia a descrivere un rapporto che ha con la madre, un rapporto irrisolto con la madre. Si scopre in ipnosi che la madre è morta 10 anni fa, lei non me l'aveva detto, e è morta nell'istante in cui tra madre e figlia c'era una forte discussione. Questa forte discussione non è stata mai terminata, perché la madre è morta prima. Inconsciamente la figlia accusa la madre di averla abbandonata nel mezzo della discussione, di essere stata abbandonata, di non aver chiuso quel rapporto, di non aver sublimato e trovato un risultato finale. Abbandono. Prendo il soggetto e lo porto in una pseudo vita passata, perché in realtà sappiamo che è di là la vita passata, è copresente con il presente. Il soggetto mi racconta di essere una bambina piccola, la quale è coperta di stracci, la sta in una grotta, non c'ha da mangiare, i suoi genitori l'hanno abbandonata. E la bambina, e la parte animica della bambina, che è la stessa parte animica della donna qui presente, perché la parte animica fa così, 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 poi torna indietro, così, 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 copia, prende tutti i contenitori insieme, con grande velocità, come se fosse copresente in tutti i contenitori, ma in realtà no, in un contenitore alla volta. Ma il tempo di passaggio dal primo al secondo contenitore è inferiore al tempo di Planck, quindi pochissimo, quindi non te ne accorgi. Prendo la parte animica della bambina, che è la parte animica, con la stessa coscienza della donna, e gli dico che cosa sta aspettando. E la bambina mi risponde: sto aspettando di morire, perché non c'è più nessuna possibilità di fare niente in questa esistenza. Sono stata abbandonata. Allora parte la parte di riprogrammazione neurolinguistica. Prendo la parte animica e gli dico: no, tu non sei stata abbandonata, perché l'anima non può essere abbandonata. L'anima è una sola. E tu sei in realtà con tutto il resto della parte animica che c'è. E vi spiego questo. La donna sorride in ipnosi perché la parte animica ha capito che non è sola, ha capito tutto. E ha una visione della mappa del territorio, anche se è una poveraccia, completamente diversa. Prende il soggetto, lo riporta nel presente, il soggetto è guarito. Ha capito perfettamente che la madre morta non l'ha mai abbandonata e che in realtà è con lei sempre. Esce dall'ipnosi, problema superato. Cosa è successo? Ho cambiato la rotazione dell'elettrone, del fotone, l'ho cambiata qui. Nel cambiarla qui, facendogli cioè acquisire coscienza, cioè facendo che la coscienza ha cambiato i parametri, spazio, tempo, energia, ha cambiato le cose, automaticamente sono cambiate le cose del passato. E quindi, quando te guarderai al tuo futuro, ti vedrai bene. Questo è quello che succede in questo modello, questo è quello che succede nell'esperimento di Podolsky, Einstein, Rose. E quella volta, quella volta, quella volta, quella volta, questa volta ho paura del buio perché sono rimasto chiuso nello stanzino quando ero piccolo e i miei genitori non mi sentivano e io ero rimasto solo e abbandonato. Non mi sentivano. A questa forte sensazione che c'è, che è un ricordo, è un'ancora in qualche modo, devo tentare di modificare il ricordo. Come si fa a modificare il ricordo? Semplice. Il ricordo che ti stai costruendo nella testa è quello che la tua memoria a medio termine sta rielaborando. A questo punto dico al soggetto di vedersi dall'alto, per esempio. Di vedersi dall'alto e di vedere che in realtà, sì, è chiuso nello stanzino, ma le pareti dello stanzino sono trasparenti e magari c'è anche un buco da dove entra l'aria. Senti l'aria fresca? Aggancio con la cinestesica. Guarda, osserva fuori, si vede il sole azzurro. Immaginati questo, è un gioco, lo devi immaginare nella testa. E lui si immagina questo. Vedi? E mentre fai questo,
Mentre fai questo, tu ti senti molto bene, sai che sei chiuso nello stanzino, sai che sicuramente però hai tutta l'aria che vuoi, puoi guardare il cielo, sei un bambino piccolo e la cosa ti piace, perché così puoi scuriosare nello stanzino e, che i tuoi genitori non volevano, guardare finalmente, senza essere visto, che cosa c'è dentro. Gli stai riprogrammando la realtà, gliela stai mettendo in un modo positivo. Tanto poi vengono i tuoi genitori ad aprirti, non ti preoccupare. E tu come ti senti ora? E ancori la situazione in quel momento, lo stai rielaborando, stai facendo in modo che la sua immagine negativa, ansiosa, nello stesso istante sia migliorata, in positivo. E lui ti dice magari, il signore che sta ricordando quando era piccolo, ah sì, ora mi sembra, ora mi piace di più, ora la cosa è anche divertente, ora benissimo, ora questo vuol dire che hai cambiato l'immagine di una cosa negativa in un'immagine di una cosa positiva. Ora fai una cosa, guardati nel futuro, non avrai più paura del buio, no paura del buio, anche se non sono ancora dentro lo stanzino, so che i miei genitori verranno a prendermi. Bene, e ora invece guarda nel futuro, questo è importante, va sempre fatto questo passo, perché corrisponde a un momento importante che vi faccio vedere della situazione, torno indietro, nell'immagine del coso, eccolo qui, ora guarda nel futuro e immaginati tu che sei chiuso in uno stanzino stretto, ci sei rimasto perché eri chiuso dentro, magari qualcuno ha lasciato la chiave, ma poi vengono a prenderti, hai paura? No, ora non ho più paura perché so che qualcuno viene a prendermi, che problema c'è? Mi toccherà aspettare un po', ma insomma pazienza. Nell'istante in cui gli dico guarda nel futuro, sto facendo questo, lui non se ne accorge, ma sta mandando tutti i dati rifatti e ricostruiti della memoria a medio termine nella realtà reale, nella realtà virtuale, nella cascia generale. Questo nuovo ricordo, questa nuova realtà che lui ha costruito con la sua coscienza, sarà la realtà che dovrà essere riletta. Guardati ora nel futuro, vedi nel futuro, quando ti dici questo, mandi tutto qui. Vedi? Non hai più paura. Benissimo. Sai cosa si fa ora? Ora, lasci passare un po' di tempo, parliamo di cazzate strane, ma a un certo punto gli dico, scusa, ti ricordi un attimo quella volta in cui eri dentro lo stanzino? Vado a riprendere questo, lo porto in alto, lo metto qui dentro, lo faccio girare e lo porto qui. Hai paura? No, non ho più paura, perché tanto so che vengono. Ecco. In questo istante ho controllato nel passato che il passato fosse modificato. Ho controllato che avendo bloccato un elettrone e avendolo fatto girare in un altro modo, vado a controllare se all'origine era nato effettivamente in quest'altro modo. La PNL si basa sull'esperimento di Podolsky e Rosen. Non se n'era mai accorto nessuno. Però è una cosa importante perché tutti gli esperimenti di PNL di riprogrammazione funzionano in questo modo. Trovare il problema che ti angoscia, andare indietro nel tempo e cercare la prima volta che è successo questo, sostituire questa immagine mentale, è un trucco, con un'immagine migliore, ancorarla in qualche modo, vediamo come, all'immagine migliore, passare nel futuro e fargli vedere che il problema l'hai risolto anche nel futuro. Quindi ricontrollare un'altra volta per vedere se quando ricordi il passato dell'evento traumatico questo è scomparso. Fatto. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che siccome non esiste il passato, il presente e il futuro, in qualsiasi istante tu cambi la coscienza di un soggetto A, B, C, D e su lungo questa linea del tempo, tu hai cambiato la coscienza di tutti gli altri contenitori dello spazio e del tempo che sono prima e dopo. Facciamo un esempio con il problema ufologico. Arrivano gli alieni, sei in ipnosi, ti prendono, te descrivi il momento in cui ti portano via, l'istante in cui ti portano via, eccetera eccetera, terrore e varie cose. A un certo punto prendi la parte nemica, la blocchi e la porti indietro nel tempo, all'inizio, nel momento primo della tua sensazione prima, all'istante in cui ti ricordi il primo ricordo, la prima sensazione, il primo istante, il primo momento, lì dove non c'è niente ancora. In quell'istante
domanda di controllo, guarda, cosa osservi? Non cosa vedi, perché se questa è cinestesica, poi l'anima non è che agli occhi. Cosa percepisci? Non c'è niente, c'è la luce, c'è l'universo. Ti dicono queste cose qui. Bene, li vedi ora da qui tutti i tuoi contenitori. Lo sai che la può vedere tutti i contenitori. Li vedi in modo confuso, ma li vede tutti. Bene, lo sai che questi contenitori verranno presi da quelli, da quei signori che vengono da fuori? Sì. Ma vuoi fare ancora questa esperienza? No. Allora cancelliamola. Ma si può fare? Certo. E come si fa? Basta volerlo. Lo vuoi? Sì. Allora se lo vuoi, contiamo fino a tre e poi queste esperienze non ci saranno più. Gli alieni non verranno mai più. Non sono verranno mai più perché non sono mai venuti. L'hai già fatta questa esperienza, è inutile continuare con questa esperienza. Facciamone un'altra. Conti fino a tre, la prendi, la riporti a ridescrivere il momento del rapimento alieno. E lì scopri che te lo dici in un altro modo. Sono, si è aperto il muro, è venuto il serpente, quello alto, e a un certo punto mi ha detto, ora te vieni con me con la testa. Io mi sono girato e ho detto, no, ora non vengo più con te. E cosa è successo? Il serpente si è girato e se n'è andato. Fine. Non vengono più. Non vengono più perché con questo sistema non sono mai più venuti. Che culo. Cosa vuol dire questo? Hai usato un'idea della fisica nell'ipnosi. Funziona. Dimostra che Bohm ha ragione e dopo che hai capito questo, hai capito anche come funziona la programmazione neurolinguistica. In questo modo qui, nello stesso modo. Perché ci avevo scritto io nella locandina come trovare parcheggio. La programmazione neurolinguistica serve a trovare parcheggio. Guardate, sono stato a un corso di PNL ultimamente, qualche mese fa, e a un certo punto la istruttrice, che non sapeva che io mi interessavo di queste cose, perché io ogni tanto voglio vedere le cose dall'altra parte, quindi mi sono messo lì e ascoltavo, dice, questo serve per trovare parcheggio. Come? La PNL per fare certo, perché? Te non trovi mai parcheggio, te devi pensare, dice lei, è incredibile, te devi pensare che troverai parcheggio davanti alla Banca d'Italia. Te sei lì, devi andare alla Banca d'Italia, troverai parcheggio, c'è un posto per te, guarda nella testa, lo vedi nella testa, è quello lì, è il posto per te. Ora se ne sta andando l'ultima macchina e quando te sarai arrivato lì, è il posto per te. Sapete che cosa succede? Succede che all'interno, questa è la potenza della PNL che è tremenda, tu in quel momento hai cambiato la realtà virtuale del tuo futuro e quando ti trovi lì c'hai una buona possibilità che se qualcun altro non ha fatto lo stesso lavoro perché c'è un conflitto di coscienze, te trovi parcheggio e funziona, provate, perché è incredibile, è veramente troppo incredibile. Quando è che non funziona? Quelle volte in cui qualcun altro usa un trucco analogo, cioè disperatamente dice porca puttana vorrei trovare parcheggio, speriamo, e non accorgendosi di questo, ha fatto lo stesso lavoro, tu coscientemente, lui meno, e perché? Allora vi dico una cosa fondamentale e importante, quando lavorate su questa cosa, e lo potete fare, lavorate su di voi, cioè non sugli altri. Io vorrei non smettere, vorrei smettere di bere. Sono un alcolista, vorrei smettere di bere, questo si può fare. Sono la moglie di un alcolista, vorrei che mio marito smettesse di bere, non funziona. Perché la tua coscienza fa delle cose, ma la sua coscienza non vuole. Allora, vediamo come si smette di bere. Allora, tutte le sere, te apri, hai mangiato, apri il bar e cominci a tirare fuori le bottiglie di alcolico. Guarda, ripetiamo l'esercizio, guarda. Te stai facendo quella cosa lì, allora ora, che sai che ti fa male, sì, mi fa male, bene, allora ora ti immaginerai, mentre l'altro ieri facevi questa cosa, nel passato, e mentre ti immagini questa cosa, ti immagini che tu diventi, perché non posso resistere, quando sono lì non posso resistere, ti immagini che tu diventi grande, 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 alto, forte, grande, alto, alto, e la bacheca dove te tieni il cuore sono più piccola, più piccola, più piccola, più piccola. Questo lavoro nella tua mente produce un'alterazione del rapporto di potenza tra te e l'oggetto dei tuoi desideri, il cuore diventa quasi piccolo, 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 scompare, vedi, non ci sono più bottiglie, dentro è vuoto. Non c'è più bottiglie e man mano che diventi grande non c'hai più voglia di bere. Perché? Perché sei forte e siccome sei grande e più grande sei, più sei forte, non riesci a vincere lo stimolo. Guarda, vedi? Pum, è scomparso. Bene, hai fatto una modifica mentale. A questo punto ti lanci nel futuro.
guardati nel futuro, vedi tutte le volte che cercherai di aprire la, il posto dei rumori, tu ti sentirai molto grande, molto potente, molto forte e sicuramente non vincerai la voglia che hai di fare, di prendere la bottiglia. Guarda nel futuro, lo vedi nel futuro, guarda un po'. Cosa si vede nel futuro? Sì, sì, nel futuro ho immaginato che io non... Sì, no, anzi, la apro per sfida, la prendo anche in mano la bottiglia e poi la rimetto lì, fanculo, tra, e l'ho chiusa anche, bravo. In quell'istante hai preso tutto quello che era nella memoria breve a medio termine e l'hai spinto, programmando nuovamente il tuo futuro. E così il soggetto non vede più. Capite qual è questo problema? Nella ipnosi quello che possiamo fare è lo stesso tipo di lavoro, perché ci sono tre fasi fondamentali in cui uno entra in ipnosi e vi dico brevissimamente come funziona, perché è lobo destro e lobo sinistro. Come al solito, primo dici al soggetto di guardare un punto, guarda quel punto lì e guardalo attentamente e io ti dirò cosa guardare attentamente e tu guarderai solo quello. Allora guarda nel colore, ora guarda nelle dimensioni, ora guarda nella natura in generale e mano a mano che lo guardi il punto diventa sempre più grande e tu ci guardi dentro, guarda un atomo attaccato all'altro, ci sono delle piccole imperfezioni e lo tieni attaccato lì, anche il colore non è sempre uguale, sei così vicino ora che senti anche l'odore del materiale con cui è stato costruito, senti anche un retro gusto, il materiale con cui c'è quel punto. Guarda, ritorna a guardare il colore, la forma, ecco cosa sto facendo. Il lobo sinistro, che è quello che guarda la telecamera dentro di noi, all'esterno, sta guardando questa cosa e io sto attivando tutti i centri dell'informazione a diventare forti, tutto. Non sto dicendo dormi, gli sto dicendo il contrario, attiva tutte le tue funzioni per guardare tutto. E in questo istante sto usando un trucco che credo che abbia inventato un signore che si chiama Dils, che è il numero magico. Cioè il numero magico è 7 più o meno 2. 7 più o meno 2, cioè 5 e 9, sono i canali che noi abbiamo a disposizione per capire le cose. Quando i canali vengono superati, il nostro cosciente va in crunch. Si ferma, come il computer quando fa tante cose, che la tastiera non funziona più, uguale. Quello è l'istante in cui l'inconscio prende il sopravvento. A questo punto il soggetto chiude gli occhi, perché lo chiude automaticamente, e io faccio la stessa cosa con l'ombo destro. Come si fa? Si dice, guarda, ora immaginati di entrare in una grotta. Vedi, c'è una grotta, cioè immagina dentro, quindi usa il lobo destro, l'immaginazione interna. Guarda, tu devi scendere, devi andare laggiù in fondo, guarda, lì c'è una luce, chissà cosa ci sarà in quella luce, ma è troppo lontana, ci conviene prendere l'ascensore. Se ti giri sulla sinistra, non sulla destra, sulla sinistra c'è il passato, vedrai che c'è un ascensore che ti aspetta e tu scendi, entri nell'ascensore, io conto fino a tre, poi l'ascensore si chiuderà. Guarda, c'è una luce che si accende e si spegne tutte le volte che noi superiamo un piano e mi serve perché è una ancora visiva. E ora uno, e ora due, e ora tre, si chiude l'ascensore e si scende. Vedi come si modula la voce? Si accende, si spegne, vedete, lui le guarda, la luce si accende, si spegne, si sente il rumore dei cavi, ancora uditiva, e tu sei comodamente seduta, ancora cinestesica, e gli stai aprendo tutti i canali ancora, e scendi, eccetera, eccetera, eccetera. Quando sei arrivato in fondo, sempre più veloce, sempre più veloce, sempre più veloce. Quando faccio sempre più veloce, non faccio... sempre più veloce, faccio sempre più veloce e quando tu ti fermi è perché ti stai fermando. Si apre la porta e sei davanti a un bellissimo, una stanza meravigliosa in penombra dove c'è un meraviglioso sofà dove ti stai sopra. Il rumore del respiro lei lo deve sentire perché respira, lei o lui, perché respira con te, lo ricalchi in questo senso. E quando tu gli dici che mentre questo divano respira con i tuoi polmoni, perché tu ti allarghi e lui si allarga a te, e tu, quando butti l'aria fuori, anche lui diventa più piccolino, e mentre si fa così si rilassa molto di più, e mentre ti rilassi, oh, guarda, in alto c'è un grande schermo nero, di quei superpiatti, modello ultimo,
con un pallino acceso al centro che ti dice che il circuito è acceso. Guarda il pallino e mentre guardi il pallino ti rilassi ancora di più. E questo pallino, mentre lui lo aggancia, è il primo punto che aveva visto. E ritorniamo lì. A questo punto io conterò fino a 3 e mentre conto fino a 3 comparirà solo quando avrò detto il numero 3 quell'immagine di quella volta lì. Quale? Che ne so, la cerca lui. Lui crede che io lascia cercare di quella volta lì. Uno, li faccio così perché questi sono i suoni che il bambino piccolo sente nella pancia della mamma. 2, 3, oh, oh, cos'è quella roba lì? Lui deve avere l'idea che io sto guardando quello che vede lui. Oh, guarda, immagine ferma, fissa, immobile. Oh, dall'alto al basso, da destra a sinistra, e vedi che la guarda. E a quel punto parte, è ferma l'immagine. Sto usando la tecnica della PNL dell'immagine ferma, ma siamo in un substrato molto più basso, un'ipnosi molto più profonda qui. Siamo in fondo alla grotta. Perché non l'ho fatta salire con l'ascensore? Perché archetipicamente si deve scendere per diminuire la tua energia. E quindi ti rilassi scendendo, non salendo. L'ascensore è sulla sinistra, perché sulla sinistra c'è il passato. Tu devi andare nel passato, non sulla destra dove dovresti andare sul futuro. Tutte queste cose sono collegate archetipicamente all'immagine dello spazio, legato all'archetipo. E lei vede. Cosa c'è? C'è uno di quei piccoli davanti a me. Mi dice così. È fermo e mi sta guardando con la testa chiusa. Così. E lì succede tutto. È antipatico, schifoso. Cambia anche. Perché è lì. C'è lì. Allora, quando lei ha agganciato bene, gli dice ora, io conterò fino a 3. E quando avrò contato fino a 3, lo schermo diventerà grande, 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 grande. Ti avvolgerà tutto e tu ci sarai dentro. La scena si muove. 1, 2, 3. Non gli dare tempo di pensare. Si apre, lo schermo è dentro e parte l'ipnosi. E il corpo, il movimento del corpo comincia a fare così, lasciami andare, stronzo, comincia a dire, ma è sulla poltrona. Te devi stare sulla poltrona, perché sulla poltrona ti agiti e io devo vedere il movimento. Non devi stare stesa, non devi dormire, ti devi agitare. Ecco. Nell'ipnosi c'è una prima parte che riguarda ovviamente il vissuto, che può essere un vissuto legato all'esperienza di ieri, ma può essere un vissuto legato a quello che te è il tuo problema da risolvere. Vuoi risolvere il problema di un obiettivo diverso? Voglio ricordare quando e perché mi è venuta la paura del buio, ricordare il primo evento. Come l'hai fatto con la PNL ad un livello più alto, lo fai in ipnosi a un livello più basso. Qual è il problema? Non c'è bisogno dell'ipnosi. Se te sai gestire la PNL, ecco che hai fatto la stessa cosa in modo molto più semplice a un livello più alto di compartecipazione. Se te utilizzi queste due tecniche, cioè la tecnica delle ancore e la tecnica della PNL, metti in ipnosi una persona in 20 secondi, dai, anche 40, dipende ovviamente dalla persona che hai di fronte, e anche in ascensore, voglio dire, no? Ecco, con questo ci puoi fare le rapine in banca. Se vi interessa, è un utilizzo che la PNL è vero, può fare, e questo è sicuramente importante. Guardate, l'ultima cosa che vi voglio dire, vi voglio dire brevissimamente questa. Questa ne abbiamo già parlato, ma vi faccio vedere lo schema. Secondo la teoria di Bohm, quello che appare è delle vite, come funzionano le vite passate e le vite precedenti. Non c'è lo spazio-tempo, quindi tutto accade in un unico istante. Cosa vuol dire? Vuol dire che la coscienza, quando ha creato l'universo, ha detto che doveva fare mille milioni di esperienze. Allora non ha fatto nascere prima il signor 1, poi ha fatto morire, ha fatto nascere il signor 2, cioè le lampadine non si accendono una dietro l'altra in serie. Perché se si rompe una, le altre non si accendono più. Le lampadine, la coscienza, le ha collegate in parallelo. Si accendono tutte insieme, in 10 almeno 44 secondi. Il tempo di Planck. In quell'istante, anche se una lampadina muore e se fulmina, le altre portano avanti la loro esperienza. E in un unico istante, non locale, l'universo nasce.
fa esperienza e muore. A noi ci sembra il tempo estremamente dilatato, ma le cose non sono così. E questo ti permette di dire che quando sei qui nel presente puoi andare nel passato oppure nel futuro, perché queste tre lampadine hanno lo stesso tipo di corrente elettrica, lo stesso tipo di energia, cioè la stessa parte animica. Per questo ogni tanto tu puoi accedere a una memoria di una vita passata, che è quello che sta succedendo in quel momento, lì. E in ipnosi questa cosa accade, così come abbiamo potuto lavorare con questa tecnica che è un po' tirata fuori anche da quello che dice Brian Weiss nei suoi lavori, ma Brian Weiss non ha capito come funziona, perché chiaramente non conoscendo la fisica quantistica è un po' tagliato fuori da questa cosa. Tutto ciò che accade, capite perfettamente questo, che nelle varie vite che voi avete, ognuno ha, il problema della coscienza, che è unica, è identico in tutte e tre le lampadine. In modo diverso verrà vissuto. Una è stata abbandonata dai suoi genitori, come si diceva nel caso precedente, e non si sa bene perché, sono morti, era abbandonata. L'altra è stata abbandonata in un altro modo, in un'altra vita, in un'altra esperienza diversa, ma stanno vivendo tutte queste persone l'esperienza dell'abbandono. Perché la coscienza è la stessa, ma quando la coscienza di anima, che anima è la stessa, parla alla mente, la mente la interpreta, questa espressione, questa comunicazione, in modo diverso, a secondo della capacità che ha di tradurre gli archetipi. E se te sei nato nel 2012 hai un certo tipo di capacità di vocabolario, sei nato nel 1800 hai un altro tipo di capacità di vocabolario, ma quando risolvi in un unico istante, qui, qui, qui o qui, sulla linea del tempo, il problema di anima, tutti i problemi di anima di tutti i contenitori sono automaticamente tutti risolti, in parole povere. Nel caso delle adduzioni, se te prendi il soggetto e lo tiri fuori dall'adduzione, tutti gli altri contenitori che erano a loro volta addotti, perché non sono i contenitori che gli interessano, ma la parte animica che è sempre la stessa, tutti gli altri contenitori vengono liberati immediatamente. Che culo! E questo è un aspetto fondamentale. Fine con questo discorso, che è la strategia di risolvere il significato dei sogni. Allora, voi avete fatto un sogno che non sapete che cosa vuol dire. Ora vi dico come si fa. Lo fate a casa. La prima volta descrivete il sogno. Il sogno è fatto questo. Allora, vi descrivo un sogno per esempio, che, su cui abbiamo lavorato la settimana scorsa. Il soggetto sogna di essere in casa. A un certo punto scende dalle scale. So che la mia nonna è di sotto, dalle scale. Scendo dalle scale perché è buio fuori, ma so che ci sono delle persone che vogliono entrare in casa. E io ho paura che entrino in casa. Perché c'è mia nonna di sotto. Io apro la porta e vedo che ci sono delle persone. Allora, grande tensione, vomito e varie cose. Allora io gli dico, guarda, te me l'hai raccontato da questo punto di vista. Me lo racconti, ti metti nei panni dei personaggi, della nonna. Recita il sogno come se tu fossi tua nonna. Tua nonna che ti vede, scende dalle scale. Cosa pensa tua nonna? E lui dice cosa pensa la nonna. Poi, fuori ci sono delle persone. Mettiti nei panni delle persone. Cosa pensano queste persone? Siamo venuti perché vogliamo entrare in casa a prendere delle cose. La casa è la rappresentazione del proprio corpo, tra parentesi. Torniamo indietro, guardiamo ancora una volta. Tu stai scendendo dalle scale, che cosa stai pensando ora? Beh, ora effettivamente sto pensando che in fondo queste persone non sono così pericolose, però non capisco chi sono. Cosa pensa la nonna? La nonna pensa che loro vogliono entrare per prendermi, mi vogliono rapire, mi vogliono portare via. Cosa pensano questi? Questi cominciano a pensare che se io non esco di casa non riusciranno mai ad entrare. Ritorniamo di sopra. Te sei lì di sopra e ora che cosa stai pensando ora? Beh, ora in effetti mia nonna non mi sembra mica più mia nonna. È una signora strana, un po' luminosa. Chissà chi è. Andiamo a sentire la signora. La signora, io sono una signora che però lui non sa chi sono, ma io abito in questa casa. Però lui non lo sa. Quello fuori, la porta che si apre, solo la porta che si apre. Cosa pensa la porta che si apre? Così via. Io allora lo faccio rapidamente solo sui personaggi. A un certo punto è mano, ora fuori non c'è più così buio. Sta albeggiando e si vede molto meglio questi personaggi. Chi sono? Ma ce n'è anche un altro dietro la siepe, che
è uno che sta aspettando che io esca di casa nel sogno per prendermi le spalle. Allora ritorniamo di sopra. Sono io sempre, che però non è più mia nonna. Mia nonna è diventata una palla luminosa. Mi sa che è la mia anima. Sta cambiando la mappa del territorio, mano a mano che io gli faccio seguire tutto questo percorso. E andiamo fuori. Sono loro, loro vogliono la mia anima, la mia parte animica. Ecco chi sono. Sono quelli che non devono entrare in casa. È un esempio. E tu non li fai entrare in casa. Infatti, ora il sole è molto più alto. Vedi che è molto più alto il sole, sì. E ora si vede anche che quello che mi voleva prendere le spalle si è ghiacciato, è diventato tutto fermo, trasparente e non si muove più. È una statua. Ormai non mi può fare più niente. Ritorniamo in alto e così via. Dopo che hai fatto 10 volte questo tipo di lavoro, che io faccio velocemente così, il soggetto esce fuori di casa, non c'è più nessuno, nessuno c'è più, perché nessuno vuole più entrare. E poi lui si ferma e dice, ma io però, questa è una cosa che ho solo immaginato. Prova a vedere che cosa succede se, gli dico io, pensi di averla solamente immaginata. Si mette un attimo così, porca puttana, non riesco più a immaginare il buio, mi rimane sempre la giornata piena e invece prima c'era buio, vedi? Sei stato riprogrammato, ormai c'è il sole, il che vuol dire che tipicamente che lui ha visto chi sono i suoi nemici, li ha riconosciuti e li ha sconfitti. In quell'istante, calcio finale del futuro, guardati nel futuro, vedi che nel futuro nessuno verrà più a prendere la tua anima? E in quel momento mandi tutto nell'ologramma. Quando lo rileggerai, lo rilegge, guarda il tuo sogno per l'ultima volta, il sogno. Ah no, ma no, non vengono più. Cioè io e la mia anima siamo insieme, siamo abbracciati insieme e stiamo cucinando. Ti dice una cosa così. Ecco, in quel momento hai risolto il problema. Il trucco è sempre lo stesso. Queste sono le stesse frasi, in ipnosi, PNL, programmazione, quello che ti pare. Con questo sistema, questo soggetto poi, tra parentesi, 10 anni di prosa, cioè, voglio dire, è venuto da me, abbiamo parlato 2 ore, e lui questa cosa l'ha risolta. Poi sono venute fuori altre cose, piano piano, cioè, nel giro di 2 o 3 volte verranno risolte. Non c'è problema. Te, invece di andare dallo psichiatra e spendere un sacco di soldi e farti considerare un pezzo di carne, vai da un PNListista. Se non ti funziona, ci stai 3 volte, non ti dà le medicine, e paghi molto meno. E con questo, se avete delle domande fate, ma vi sento. Questions? Non ho focalizzato, poi detto riporto il soggetto nelle vite passate all'inizio e praticamente cancello l'esistenza dell'alieno. Sì, faccio la massaia. E guarda, abbiamo parlato di quando uno se ne smette qui, sto pensando e sto dicendo ora vediamo che cosa mi dice, è così. No, perché rispetto ai 2 lavori passati, no? Cioè, quindi in un punto diceva il soggetto da adesso in poi praticamente non sei più, non ti rompono più le scale. Certo. Quindi chiaramente poi hai detto anche nelle 2 conferenze eccetera che cambi anche diciamo i tuoi punti di vista, i migliori, no? Giustamente. Sì. Cioè, quindi adesso l'alieno rete sparisce completamente. O l'alieno sparisce completamente in alcuni casi, oppure torna sempre per tutta la vita, ma non si fa più niente perché non riesce a farti niente. Perché è stato stampato nell'ologramma che non c'è più niente da fare. E lui in tutte le vite future, in tutti i momenti futuri, non c'ha più possibilità di interagire con te. Entra, viene, ti guarda, tu lo guardi, dice ancora una volta, fa culo, e lui se ne arriva. Sempre. Hai modificato
con la tua coscienza, che è superiore a quella dell'alieno, perché se no non lo potresti fare. Perché, come vi dicevo prima, se no c'è un conflitto di coscienza, anche l'alieno ha la sua coscienza e vorrebbe in qualche modo modificarla, ma non la può fare perché la coscienza dell'alieno è più moscia, perché non c'ha anima e non ha la componente animica della coscienza. Tu sei più forte, tu modifichi con più velocità, con più capacità, con più potenza l'ologramma. Due parole, se può dirci, l'utilizzo dei colori, sì, dei ricordi, del bianco e nero, sì, e se possiamo utilizzarlo noi apposta. Sì, allora, dunque c'è una cosa importante della PNL che non ho detto, e allora già che ci sono lo dico ora. Ammettiamo che dobbiamo in qualche modo guarire una fobia. Nel guarire una fobia, il PNL ti dice, allora te immaginati di metterti davanti